una partita, lo spettacolo nello spettacolo, e come giustamente ha ricordato Ferdinando De Giorgi, state tranquilli perché abbiamo un timone ben saldo in mano con Simone Giannelli, il nostro palleggiatore, il nostro nuovo capitano. Attraversiamo la partita, il grande ammiraglio Ferdinando De Giorgi ha dato la sua rotta e siamo pronti con i ragazzi che lui ha definito ragazzi sbarazzini, che nella filosofia dell'S, della schiacciata, degli schiacciatori, abbiamo come spavalderia, spensieratezza e soprattutto il sorriso, la possibilità di essere oggi finalmente pronti a cercare di far realizzare il sogno di tutti voi, amici. Maro Schleck e Maria Rodriguez, Susana Maria Rodriguez e attiva l'arbitro spagnolo, l'arbitro polacco invece come primo arbitro di questa sfida. È una bella Italia, un'Italia che soprattutto si diverte, osa, gioca, è l'Italia veramente del gruppo, ma nel vero senso della parola. Le parole proprio di Simone Giannelli ieri dopo la vittoria contro la Serbia sono state efficaci, importanti, cioè noi ci divertiamo, anche chi sta fuori si diverte con noi e c'è spazio per tutti in questa Italia dove andiamo d'accordo, dove vogliamo andare avanti insieme e vincere, dove vogliamo portare, come dire, in alto il nome del nostro paese. Tutti per uno, uno per tutti, avete notato che tutti hanno cantato l'inno a squarciagola ed è questo un segnale importante. Il nostro capitano Simone Giannelli da Bolzano, una carriera, una crescita, uno scudetto giovanissimo a Trento e adesso una nuova vita, capitano dell'Italia e la Sinsa Fiticoma Perugia per la sua Superlega che inizierà col Ville nel dopo subito l'Europeo. C'è con il numero 14 Gigi Galassi, centrale della Vero Volley Monza, è stata una scoperta perché è esploso negli ultimi mesi. Simone Anzali invece è una colonna, il nostro centrale, il centrale della Lube Civitanova, una grande prestazione, è uno dei pochi rimasti di questa nazionale insieme a Giannelli, insieme a Balaso. Alessandro Bicheletto, l'abbiamo detto tante volte, è un figlio d'arte, ma ormai non è più non è più una scoperta, è un talento sicuro della nostra nazionale, come la crescita ci ha stupito, ma siamo felici di Daniele Vaia, la grande tecnica, il grande ordine nel giocare ogni pallone, la forza di Giulio Pinali che se ci crederà ancora di più potrà fare veramente quel salto di qualità con le sue potenzialità. Fabio Balaso, è questa la squadra, la nostra Italia, la bella Italia di Fede De Giorgi. Olivero Balaso in grado di poter dare supporto agli schiacciatori di prima linea che verranno bersagliati dagli ottimi servizi di una squadra molto esperta che ora andremo poi a scolpire in campo. Uno alla volta, giocano tanti questi giocatori del nostro campionato, andiamoli a scoprire perché stanno per entrare in campo. La squadra di Alberto Giuliani, sì. Tre scudetti, Tarcunio e Lube, una grande carriera, adesso c'è la Polonia per lui con la conferma a Resovia ed è con la Slovenia, da qualche anno l'ha portata proprio all'argento nel 2019. Attenzione perché Tonce Esterno, degli attaccanti più importanti, rimane nel nostro campionato, dopo Padova se ne va a Piacenza, sono un po' i nostri cugini, gli sloveni. Pajek anche per lui, tanto passato nel nostro paese, ex Verona, il 2 ha vinto due argenti negli europei. Cosa Merni, che stesso discorso tra Milano, sorpresa Maure, attenzione, sorpresa. C'è Robert. Sì, attenzione, sì. La scelta di Giuliani nel cambiare il palleggiatore l'aveva fatto durante il match vincente delle semifinali e Robert viene riproposto come titolare, ha giocato bene. Dino Ornauti, lui è il leader di questa squadra, il capitano, e anche per lui tantissimi anni nel nostro paese, come Cebul. Cebul è un altro schiacciatore che l'abbiamo visto molto forte nel corso di tutto il torneo. Pensate che la Slovenia l'unica partita che ha persa l'ha persa proprio contro di noi. Kovacic è il libro della squadra di Alberto Giuliani, questa è la partita. Attenzione alla Slovenia perché sviluppa un gioco d'attacco interessantissimo, non c'è variazione ma soprattutto Ropret molto più imprevedibile rispetto al palleggiatore titolare. La scelta di Giuliani ha premiato il valore del campo. Ottimi primi tempi con Kozar Mernik, attenzione ai muri di Pajen, che giocatore molto esperto in grado di poter leggere bene le traiettorie. Stern opposto, sta giocando molto forte a entrambe le traiettorie a disposizione, gioca molto alto sulle mani, compostezza del nostro posizionamento del muro di posto 4 sarà essenziale per scatenare difese di Balaso e il contrattacco. Poi ultimo ma non per problematiche ma soprattutto perché dobbiamo stare molto attenti a Tine Urnaut, giocatore che ha una classe pazzesca, tecnica eccelsa, in grado di poter risolvere tutte ovviamente le problematiche di giochi molto spinti.
punto di riferimento nella fase di ricezione e anche di difesa, e Sebul per ultimo, giocatore che è, ha una variabilità di colpi impressionante, batte molto bene, ma attenzione perché serve fortissimo Ropret. Ropret il primo pallone lo gioca di questa sfida, è il regista della, della Slovenia. Primo pallone di questa finale, si decide l'oro 2021. Primo pallone lo giocano su Micheletto. Giannelli, l'attacco di Alessandro Micheletto. Spendiamo subito un muro con Cosamernik che ci punisce. 1-0 per la Slovenia. Alessandro Micheletto messo subito sotto pressione con Fast alla mano, molto veloce, abbastanza bassa, con poca traiettoria, obbliga il nostro azzurro a creare un diversivo su un paletto spinto. Molto attento Stern, che chiude la parallela, ma guarda lo schiacciatore, si porta giù quel punto. Ropret di nuovo, palla che scende, nastro e punto. Un po' l'inizio come la Serbia ieri. Lasciamo che comunque queste cose accadano nei primi punti della partita, serve anche per spurgare la tensione e fare in modo che questa tensione attraverso l'adrenalina dia l'opportunità di avere il cuore molto caldo, come avete visto Anzani, freddi e lucidi sulle situazioni di difficoltà. Ropret di nuovo, il suo terzo servizio, una palla corta su Simone Anzani, Simone Giannelli per l'attacco di, da parte di Micheletto che non passa, ci prova e non passa, non passa la Slovenia con questo attacco che viene murato. Mettiamo subito in evidenza il nostro, uno dei nostri fondamentali. È un monster block, il jingle lo sentite, una palla molto bassa dentro il muro, alzata da Tini Ornato, viene letto perfettamente dagli azzurri, tempo di salto perfetto, tre cilindri perfetti in una carburazione meravigliosa sulle mani dei divani, sulle mani per Anzani. Iniziamo col tormentone, cari amici italiani, che porta bene il primo monster block. 2-1 con la formazione della, dell'Italia, con Simone Giannelli, piazzare questo pallone sul Sebul. Ropret, palla per Tino Ornaut e per l'esterne che attacca una palla, una parallela interna, il terzo punto per la Slovenia di questa sfida. Il posizionamento Maurizio sarà molto importante qui. Pinali, vedi, rimane troppo centrato per una ipotetica pipe, si muove a passi accostati, arriva in ritardo, lascia troppa parallela a un giocatore esperto come Stern che sterza sulla linea, fa punto. Tino Ornaut, palla molto profonda su Alessandro Micheletto, la pipe di Daniele Lavia parte molto forte con questo attacco centrale. Daniele Lavia, europeo in crescendo, come giustamente lo ricordavi, si sta consolidando soprattutto questa situazione. Micheletto riceve, poi porta via il giocatore di posto 4 perché si apre con una traiettoria veloce in posto 2 verso l'asticella e libera uno contro uno con Lavia, che trova la via giusta per battere Kosarmenik. Mancino, Alessandro Micheletto sul 3-2 per la Slovenia, tira direttamente out, punto fuori, lo prova a sforzare subito, quarto punto sloveno. Abbiamo fatto riscaldamento, abbiamo attaccato, ci siamo riscaldati attaccando tutto braccio, ed è a tutto braccio che bisogna iniziare. Mi piace questa predisposizione alla sfrontatezza, non è un problema questo errore, troviamo bene il ritmo. Attenzione a questo battitore, batte in salto flottante e andrà a colpire probabilmente la zona tra Balaso e la via. Kosamernik, il suo turno di servizio, 2 punti di vantaggio per la Slovenia a questa finale. Vediamo subito la risposta, no, con Micheletto ricezione, Daniele Lavia la possibilità di attaccare ancora un pallone, la palla rimessa di là, grande recupero delle, dell'Italia. Ropret ancora, wow, Balaso a difendere benissimo con Giannelli, palla alta per Pinali, primo attacco di Pinali, ancora un salvataggio dell'Italia, Balaso per Daniele Lavia, attacca un pallone che torna ancora nel nostro campo. Pinali, Giannelli, ancora Daniele Lavia, palla che viene recuperata di nuovo da parte della formazione della Slovenia, scambio lunghissimo, Giannelli, Balaso, lui innescare l'attacco, ancora Daniele Lavia, la mette sopra il muro, c'è la copertura buona da parte della Slovenia con Sebul, ancora Balaso, scambio lunghissimo, però c'è un'infrazione da parte della formazione slovena. Il signor Marusek fischia un'infrazione, Sebul dice non ho fatto rete, sono andato a toccare la rete tra l'asticella e i tiranti, quindi una zona che non deve dare il fallo, ma a parte questo è stato chiamato proprio un challenge da parte di Ferdinando De Giorgi. Avete notato il ritmo di difesa e contrattacco? Noi abbiamo risposto con delle coperture, ci siamo e teniamo bene, ora però dobbiamo uscire dal cono d'ombra di questo muro, di questa difesa che stanno limitando i nostri schiacciatori, che non riescono a tirare quella palla vincente. Attenzione ora, eh sì, aspettiamo challenge, il challenge
la Slovenia, l'abbiamo ricordato, aveva iniziato molto male con la sconfitta con la Repubblica Ceca, poi la sconfitta con l'Italia, è arrivata diciamo fuori dal virus Covid in questo europeo ed è cresciuta tantissimo fino ad arrivare a questa finale. Vediamo, aspettiamo ancora un challenge molto lungo come sì. È stato nei giorni scorsi, dello scorso, soprattutto ieri e anche oggi nella partita terzo e quarto posto vinta dalla Polonia sulla Serbia. Dobbiamo prepararci allo scambio lungo. Lo scambio lungo è quello che farà la differenza, perché questa è una squadra ostica che mette in campo proprio aggressività nella fase di attacco dei 9 metri. La vecchia battuta che abbiamo ribattezzato così perché è il primo fondamentale d'attacco, il servizio, e quindi a servizio della squadra proprio bisogna battere bene. Poi giocatori esperti, come avete visto, se riescono ad essere ben ingabbiati del muro, Mauri, riusciamo ad essere molto attivi. Importante il pilone tempi, di questo muro. Tempi lunghissimi per questo net touch, lo vedete, challenge con Fefe De Giorgi. Da Squinzano! Eh sì, eroi dei tre mondi. Che ha fatto parte insieme a Andrea Lucchetta al mio fianco. Guarda un po'. No, io vedo. Guarda, non c'è fallo? Si ripete? Si ripete. Esattamente una svista arbitrale da parte di Marusek. Quindi aveva ragione Clemens Sebul, che alla fine ha attaccato, però ha toccato la rete nella parte esterna della banda e l'asticella a picco. E si ripete con Cosa Mernek di nuovo al servizio. Saltella, si prepara Fabio Balaso, il nostro libero. Cosa Mernek piazza il pallone su Alessandro Micheletto. Simone Giannelli a innescare l'attacco di Giulio Pinali. Tira forte Giulio, tira e trova il terzo punto per l'Italia. Bene. Scelgono di battere su Alessandro Micheletto per toglierlo da questa rotazione su una pipe. Vediamo che si era già preparato per entrare dietro il primo tempo di Simone Anzani, che ora serve e risponde bene. L'Italia risponde bene con Pinali. Bravo Giulietto. Simone Anzani al servizio. Palla che scende in diagonale su Sebul. Primo tempo che gioca velocissimo Pajnak, che è il punto numero 5 per la Slovenia. Gioca la tesa al centro per creare problemi di spostamento del nostro centrale Gianluca Galassi, che deve ovviamente tenere sotto controllo anche l'ingresso in pipe di Tino Arnaut. Gioca in lettura, sporca bene questa palla, alla fine Pinali però deve aiutare leggermente Galassi, e Galassi affrontare mezzo metro alla sua sinistra. Da un Cesser molto profondo, troppo profondo, il punto se lo prende l'Italia, numero 4, siamo assolutamente nel match, in questa finale abbiamo tutte le opportunità di andare fino in fondo contro una squadra importante da prendere, come dire, con le molle, ma un'Italia ha le armi per affrontarla. Giulio Pinali è una delle nostre armi, Andrea. Noi ora non ci giochiamo il jolly, ma come ormai l'abbiamo battezzato, ci giochiamo la pinella. Sì, vediamo. Vai Pinali, giocaci la pinella. Vai Giulio. Palla potente, la risposta con Robert dall'altra parte, l'attacco, che peccato, da parte di Stern rimane addosso a Fabio Balaso. Fabio Balaso è un grandissimo ragazzo, però rimane sempre troppo arretrato e col peso sui talloni, quindi vedete le mani dentro alle anche non riescono ovviamente a movimentarsi, ad andare verso quella palla attaccata perfettamente da Stern. Però questo giocatore lo dobbiamo difendere sulla parallela. Attenzione a Sebul, serve a lui su Balaso e trova l'esse. Attenzione, perché Sebul sta servendo benissimo in questo europeo, cresciuto tanto nella partita contro la Polonia, un primo set interlocutorio molto basso in attacco e poi piano piano, grazie proprio al servizio, è iniziato a diventare punto di riferimento di Ropret, che lo usa e ora nell'uno contro uno col pallone crea problemi a Balaso, che scalcia indietro, non va in avanti verso quel pallone. Ancora Sebul, botta su Micheletto, Giannelli deve rincorrere il pallone verso Daniele Lavia, l'attacco di Lavia è perfetto, punto numero 5 per l'Italia, rispondiamo immediatamente. Siamo andati a terra, abbiamo seguito quel pallone, l'abbiamo ammortizzato con Micheletto che dà ampiezza al pallone di Giannelli, che restituisce un buon pallone a Lavia, che va a colpire dove? Punto sensibile, Ropret, mano sinistra, non ha Stern, ora Ropret, scarica il braccio, tira tutto braccio, vai. Daniele Lavia è pronto a servire, doppio vantaggio per la Slovenia. Palla profonda su Sebul, Ropret sceglie l'attacco in pipe da parte di Sebul, possiamo rigiocare questo pallone, Gironi Giannelli, l'attacco che va giù con Alessandro Micheletto, forza l'Italia, trova il sesto punto la nostra nazionale, però c'è qualcosa da ridire da parte stanno della protestando Slovenia. Per quel muro di contenimento sulla pipe, bravissimo Gianluca Galassi, ha esteso bene le sue 10 dita andando a prendere quella pipe, lo guardiamo quasi sotto la rete.
e poi è il pallone che tocca la rete, la rivediamo poi da questa angolazione, senza nulla togliere poi la finalizzazione di Micheletto che è passato sopra il muro di Ropret, spike over the 7-6, block, ancora wow, Daniele via, wow. Palla corta, si allunga Sebul, Ropret, palla alta per Stern, recuperiamo un grande pallone, bravo Daniele Lavia, l'attacco di Giulio Pinali, perde le misure su questo attacco, Giulio Pinali, peccato perché l'Italia aveva recuperato tutto. Bene, partiamo dalle cose positive, vediamo sempre il bicchiere pieno, ci siamo in difesa, abbiamo defibrillato un pallone, ha messo gli elettrodi, li ha tenuti in vita, poi invitante palla per Pinali, invece di rischiare in diagonale su Ropret ha cercato il muro alto e non ha trovato le mani, difendiamoci ora da questo battitore. Sì, Alen Pajnak è pronto, doppio vantaggio di nuovo per la Slovenia, serve forte sempre su Micheletto, Giannelli in mezzo al campo, serve proprio Alessandro Micheletto che appoggia sul muro il... Viene sanzionata l'Italia con questa giocata. Subiamo in ricezione, ci abbassiamo con il pallone, non siamo ovviamente pronti a dare pallone importante. Simone Giannelli subito a protestare con Marusek. Totale di questa splendida astronave architettata dagli architetti proprio sul modello bella. Di Star Trek. È arrivato qui una astronave aliena. È atterrata proprio a incredibile. Ma l'interno è una meraviglia. Sì, sì. Piatto circolare. Balaso. Ancora un ace, serve bene la Slovenia, sono 4 di vantaggio adesso per la squadra di Giuliani. Balaso si butta all'indietro e continua a non avere la governabilità del suo bug, lo rivediamo. È troppo teso, è troppo con i gomiti dentro, cilindro di competenza va gestito fuori, è come se cullaste un bambino fuori dal corpo. Andiamo da Ferdinando De Giorgi. Come Ferdinando De Giorgi tranquillizza non solo la squadra ma anche le braccia dei ricevitori, il ricevitore non dice troppo contratto, se ti contrai, se chiudi l'avambraccio in tenuta dentro con i gomiti vicino alle anche non riesci ad andare a gestire quel pallone fuori del corpo, adattandoti, andando anche a terra ma non all'indietro, dai Balasetto, su Panic, ancora a rientro in campo Balaso, Giannelli palla alta, di nuovo per Giulio Pinali, tira forte ma non riescono a recuperare, il bagger di Pajnak se ne va praticamente fuori vicino al segnapunti elettronico, punto per l'Italia numero 7. Si è sciolto Pinali, bravo, ha attaccato una parallela stellare, rivediamo. Guarda che braccio. La buona uscita da parte di Tino Hornaut, la compressione anche da parte di un centrale esperto come Alen Pajnak, non possono fare nulla su questo ottimo attacco di Giulio Pinali, molto bravo Giulio. Gianluca Galassi al suo turno in battuta, il centrale di Monza piazza sul nastro e poi su Tino Hornaut, l'attacco di Tino Hornaut è bravo perché va sopra il muro ma il punto viene dato all'Italia perché c'è un'infrazione e qui come ha fatto con noi fa con loro, questo è il metodo di giudizio del primo arbitro, accompagnata, portata, il tocco non è netto, non è veloce, non è reattivo e quindi ora Marusek va a sanzionare questo attacco di tignosamente Tine, attenzione ora, abbiamo un ottimo battitore, deve sciogliersi anche Gianluca Galassi, ciao Gian, la palla finisce sulla rete, 11° punto per la Slovenia e che adesso tornerà al servizio, attenzione col suo battitore importante, la sì. Scelta di Giuliani nel riconfermare Ropret, assolutamente d'accordo con la sua scelta anche perché il giocatore che se l'è conquistato sul campo, attenzione ha battuto sempre su Micheletto, attenzione sì. Ora giocatore di prima linea Ropret, bravo Giannelli, palla alta per Pinali, l'attacco dell'Italia va molta precisione, molta profondità per Giulio Pinali, il punto numero 9 per l'Italia, bene il punto di Pinali, guardate l'apertura di Simone Giannelli, una super dalla seconda linea, bravissimo il nostro opposto ad interpretare la traiettoria, ad anticipare tagliando questo spin nella pietrice dell'angolo della Slovenia, c'è il nostro capitano al servizio, 11-9 Simone Giannelli, può fare quello che vuole Simo, corta la palla corta su Sebul, Ropret sceglie il primo tempo di Kosamernik, la velocità degli sloveni con i primi tempi, punto numero 13 per la Slovenia.
Su questa situazione battere molto corto non è per togliere la pipe di Sebul, ma creare problemi al Koza Armenikyan. Abbiamo parlato di un'astronave aliena, beh, questo primo tempo e quest'urlo è sicuramente alieno ed è alienante per i nostri giocatori. Dobbiamo trovare contromisure. Tinernaut, il capitano della Slovenia, serve su Balaso con Giannelli che cerca questo primo bello, un tempo molto basso di Anzani, si ripropone l'Italia questa volta con Giulio Pinali che apre dall'altra parte, è un grande attacco del nostro posto. Bravo, assolutamente, la risposta di Giulietto arriva precisa dopo un buon primo tempo però basso che Simone Anzani sistema grazie a un sistema di copertura. Copriamo i nostri compagni ed aiutiamo. Pinali va a colpire sull'inestetismo della compattezza del muro della Slovenia, molto bene. È il turno di Alessandro Micheletto, qualche fischio per lui. Palla che si ferma sulla rete, il punto numero 13. Due errori al servizio ci fanno riallontanare dalla Slovenia. Sì, sono due errori consecutivi proprio per Alessandro Mauri, deve cercare di trovare, no? L'opportunità di avere un buon lancio, una buona rincorsa, tirare più verso il nastro della rete, più incidente cercando il campo. Guardo di Daniele Lavia e Koza Mernik, il centrale della Slovenia, a servire questo pallone addosso a Micheletto. Simone Giannelli, palla alta, cerca Pinali e ci prendiamo un muro. Momento difficile per l'Italia, 14° punto per la Slovenia, 4 di vantaggio per la squadra di Giuliani. Abbiamo lasciato solo il nostro schiacciatore, però questa volta la chiusura di Pajenka. Attenzione a questo giocatore perché è un centrale espertissimo. Avete visto la compattezza? Arriva in volo e chiude immediatamente gli spazi entrando con quelle mani. Aiutiamolo. Più attenti in copertura. Sta servendo bene però la Slovenia. Koza Mernik, ancora lui in lungolinea su Alessandro Micheletto. Soffriamo in ricezione, 15° punto per la Slovenia. Stanno forzando tantissimo da 9 metri. Abbiamo problemi nelle braccia che sono troppo tese, braccia che sono troppo rigide. Soffriamo troppo in ricezione, Maurizio. Ora c'è un cambio. Guarda un po' chi entra. Francesco Recine, lui riceve molto bene, tenta la carta perché i nostri azzurri sono intercambiabili. E Francesco Recine, anche lui, un figlio d'arte, prossima stagione a Piacenza, proverà a rispondere. Togliamo la pipe con opzione d'accatta, attacco, potenziamo la ricezione con Ferdinando De Giorgi che va a fare un po' di catechismo su Micheletto, tranquillizzandolo. Koza Mernik e Recine che va subito a ricevere questo primo pallone. L'attacco di Daniele Lavia è bravo, gioca sulla parte alta del muro. Rispondiamo, era importante rispondere subito. Ma soprattutto fare tesoro delle azioni che non sono andate bene nella prima rotazione. Stern ora viene attaccato perfettamente da un ottimo colpo di Daniele che ritarda e lavora alto questo colpo d'attacco con ottimo mani fuori. Resistiamo ora e attacchiamo dai 9 metri. Simone Anzani, centrale dell'Italia, serve in diagonale su Sebul. Robert per Stern, l'attacco di Stern, il punto con Daniele Lavia che è veramente un fulmine su questo muro. 12° punto per l'Italia. Quando sbracciamo ma rientriamo subito chiudendo le traiettorie, riusciamo anche a prendere anche dei muri importanti. Palla molto bassa di Ropret, ma non è un problema. Stem cerca di uscire, ma la via lo guarda e gliela sbarra quella via. Grande Dani. Ancora Simone Anzani. Insidiosa questa palla su Tinernaut. L'attacco di Sebul, c'è ancora il muro dell'Italia. Possono rispondere con Ropret su 3 metri. Di nuovo Sebul, attaccare forte il muro dell'Italia. Una buona gestione da parte di Kovacic, c'è dall'altra parte c'è Stern. C'è anche l'invasione da parte dell'Italia, purtroppo 16° punto, combatte la nostra nazionale, spingono loro e trovano il più 4 di nuovo. La differenza è che loro attaccano alto sulle mani, il muro poi ovviamente di contenimento aiuta, alla fine però qui commettiamo anche un'infrazione a rete. Attenzione, gli schiacciatori non devono subire delle murate dirette aiutando i compagni. Stern si allunga, Daniele Lavia, Giannelli primo tempo di Gianluca Galassi. Finalmente vediamo i primi tempi del nostro centralone, punto numero 13 azzurro. Pajenk rimane inchiodato a terra, ipnotizzato dalla velocità d'uscita di Simone Giannelli con questa veloce spostata. Ottimo questo primo tempo nella parte centrale della rete, è importante poi per liberare opzione di attacco da seconda linea dietro il nostro centrale Giulietto. C'è il nostro posto, vai Giulio. Giulio Pinali scende veramente di poco auto, 17° punto per la Slovenia, ancora più 4, un bello stacco tra noi e loro in questo primo set. Sì, molto più concreti nella fase di attacco dei 9 metri, ci stanno mettendo difficoltà in ricezione nella parte proprio iniziale della partita. Abbiamo subito qualche murata di troppo, teniamo ora. Attenzione a Sebul, prima ha servito benissimo, Recine, sì. Ricezione.
Pinali attacca forte, si fida di Giulio Pinali, Simone Giannelli, e arriva il 14° punto per l'Italia. Torna Micheletto, intanto bravo, un attimo Recine. Attacco, ecco subito il cambio con il nostro giocatore tranquillo che si è riposato, ha fatto due chiacchiere con Ferdinando. Abbiamo ritrovato Pinali, abbiamo subito due punti di ricezione, non ci volevano. Ora però cerchiamo di prenderceli, dai Daniele Lavia, forte Robert, palla altissima, Pinonaut è un fenomeno su queste palle, punto numero 18 per la Slovenia. Mantiene il distacco la squadra di Alberto Giuliani. Stiamo attaccando nella parte centrale del campo su Kovacic, che è libero, che sta rispondendo preciso, e quindi il palleggiatore Robert ha sempre la palla in testa, e quindi il nostro centrale deve rimanere in attenzione con il centrale avversario. Uno contro uno, Simone Giannelli non ferma, Pinonaut sulla parallela, bravo Tine però. Attento il turno di Alan Pike. Alessandro Micheletto, ci mettono in difficoltà. Alessandro Micheletto tira giù un grande pallone, però che rimane nel campo dell'Italia. Balaso, Simone Giannelli a mettere ordine, offre questo pallone a Daniele Lavia, lo sbaglia totalmente perché gioca una pipe nettamente out, e non ci dobbiamo far prendere dall'angoscia di recuperare con fretta punto punto, ma con la testa. Eh sì, una pipe abbastanza bassa che ovviamente non ha avuto il tempo Daniele di poter attanagliare bene, dominare con quel polso. Andiamo da Ferdinando, che ha dovuto chiamare time out, stanno scappando. Ve l'ho detto com'è la partita, se noi loro difendono una palla buona, come possiamo fare noi? Andiamo lì sull'azione, non è che dobbiamo tirare più forte, più angolato, più no, ordinati, lucidi, e continuiamo l'azione. Vamo ragazzi! Pazienza, ecco quello che mancava del nostro capitano. Pazienza, scambi lunghi, prendersi i rischi quando la palla è precisa. Questo è l'insegnamento di Coach Kirali, che ha sempre detto e ha scolpito con le sue parole, ma con le azioni, non con le omissioni, con le azioni. Quando la palla è precisa prendi tutti i rischi che vuoi, ma quando la palla non è precisissima, no, cerca di prolungare l'azione, pazienza nell'opportunità di poter giocare quella palla senza subire, soprattutto in ricezione. La Slovenia ha un bel vantaggio, sono 5 i punti. Panek al servizio di nuovo, rientro in campo, addosso Alessandro Micheletto, serve bene, non c'è niente da fare, la differenza soprattutto è al servizio per la Slovenia, che adesso ha 6 punti di vantaggio sull'Italia. Mi sembra di vedere l'ingresso della Polonia proprio contro la Slovenia, con i battitori Kurez, Leon e ovviamente i centrali, che hanno creato gravi problemi alla ricezione della Slovenia. Subiamo troppo, ma questo battitore ci sta veramente facendo male, mezzo flottante su Micheletto, mamma mia. Penke ancora, Balaso, Giannelli, primo tempo di Grassi, il salvataggio dell'Italia con un fallo ancora. Ma no! Vabbè, qui adesso. Ma stai scherzando? La Federazione Internazionale che cosa dice? Keep the ball flying. Questo qui è il primo tocco, non è assolutamente accompagnata. Le 10 dita hanno dato un tocco rapido, veloce, reattivo in copertura. Il primo tocco non deve essere sanzionato, signor Marusek. Hai fatto un bel marone. Accidenti, non va, così non va. 21-14, molto lontana la Slovenia. Compagna che continua a servire bene su Balaso. Deve palleggiare Daniele Lavia per Alessandro Micheletto sopra il muro. Il punto per l'Italia numero 15. Una bella palla giocata da Alessandro Micheletto in questo primo set difficile per l'Italia. Che cosa abbiamo chiesto? Cuore caldo e mente fredda. Lucido Alessandro va a piazzare questa palla. Morbida. Si aspettavano una palla forte con il pallone che faceva schizzare via sulle mani del muro. Bravo Alessandro. Arriva da un errore nella rotazione precedente. Gianluca Galassi. Vai Gigi. Si lancia troppo la palla in avanti. Litighiamo un po' con il servizio, mentre la Slovenia va tutto bene dai 9 metri. Non riusciamo a verticalizzare il salto perché il lancio è molto in avanti, quindi andiamo in avanti con il pallone e spingiamo la palla. Invece il contrario, dobbiamo alzarlo leggermente di più e verticalizzare il nostro salto per poi andare lì a colpire il nastro. Robert riparte da lui, la manda fuori, 16° punto per l'Italia. Siamo molto lontani, ma l'Italia deve spingere. Comunque deve ritrovare il ritmo, deve ritrovare il ritmo assolutamente in questo primo set difficile. Togli 3 punti subiti ovviamente in
ricezione, due muri presi, eccoli là, due falli, siamo lì, tranquilli. 22-16, Simone Giannelli, adesso è il suo turno di servizio, il capitano dell'Italia verso sul ball, Robert la finta e poi l'attacco, un diagonale che se ne va fuori, secondo me il punto è per l'Italia, sbaglia di turn out questo attacco. È un attacco molto veloce. Lo chiama il challenge però. Giuliani se lo vuol chiamare. Ha aspirato nell'uno contro uno, perché nella rotazione precedente Kozabernik aveva attaccato una torsione su Anzani. Sceglie invece la traiettoria esterna. Vedremo se avrà preso. No, la palla è fuori, palla caro fuori. Giuliani. La palla è fuori. Dai, Maurizio. Da parte di Tino Hornaut. Adesso torniamo al servizio. Non con Simone Giannelli. Punti 22-17. La partita è lunga, Mauri. La voglia se dai, lunga. Ti voglio reattivo. Su. E anche voi da casa, amici telespettatori. Spingiamo questi ragazzi. Hanno bisogno della vostra energia dai divani di casa. Simone Giannelli si riparte con lui. 22-17 in questo primo parziale. Forte, lungo in linea, sempre su Sebul. Qualche problema, Robert sbaglia tutto, meno male. 18° punto, eccolo lì, come si torna a 4 punti di distacco dalla Slovenia in un set praticamente andato via. E adesso è Alberto Giuliani che chiama il time out. Quando ti fidi troppo delle tue mani, quando i pollici sono troppo staccati, quando gli indici soffrono di strabismo di Venere, può succedere questo fallo di palleggio. Molto bene, anche perché abbiamo ritrovato pressione. Andiamo a sentire Giuliani. Sta mancando quella difesa, quella copertura che ha contraddistinto proprio il ritmo forsennato con il quale la Slovenia ha iniziato a creare problemi agli azzurri, che sono molto contratti. E subito Giuliani va a richiamare in italiano, perché conoscono tutti l'italiano, i giocatori sloveni, questo fondamentale che manca, no? La copertura. Ma i nostri tifosi, pochi, bravi, pochi da qui, tanti da casa. La risposta della Slovenia. Simone Giannelli invece torna al servizio, 22-18 in questo primo set. La gioca addosso sempre a Sebul. Tino Hornaut, il muro dell'Italia. Il, ancora però l'attacco di Stern, ci pensa Giulio Pinali. 19° punto, torniamo a meno 3 dalla Slovenia. La reazione, quella che chiedevamo, la sta dando la nostra nazionale. Intanto c'è un cambio per la Kemotic, questo ragazzo molto molto interessante, giovane, che giocherà anche lui nella nostra Superlega. È molto importante l'ingresso da parte di questo giocatore, un giocatore esperto di posto 4, quindi c'è un cambio per l'opposto che aveva già sbagliato quell'attacco. Giuliani mette uno specialista. Siamo 22-19, dobbiamo ora aggredire bene. Vediamo la scelta di Giannelli, è sempre tutto corto su Sebul. Seguiamolo. Eccolo qua, Simone Giannelli, 22-19. Se ne va fuori questo pallone di Simone Giannelli, 23° punto per la Slovenia. Nel momento più intenso dell'Italia nel rientro in questo set, ma adesso c'è Tino Hornaut. Sì, stiamo cercando molto la parte centrale del campo della Slovenia. Forse è meglio lavorare bene nell'angolo alla sinistra, quindi allungando quella diagonale per trovare più spazio e più traiettoria. Tino Hornaut sbaglia anche lui. 20° punto per la nostra nazionale, ed è importante questo turno di servizio. C'è Alessandro Micheletto che dovrà tirare a tutto braccio. Sì, questo è un cambio palla importantissimo per la Slovenia. Attenzione, importante la posizione del muro di Pinali. Alessandro Micheletto, 23-20, tira forte, palla che torna nel nostro campo. Giulio Pinali, Simone Giannelli mette ordine, l'attacco di Alessi, Daniele Lavia, 21° punto per l'Italia, grande attacco stretto del nostro schiacciatore. Ma una meraviglia, intanto la battuta dell'Alessandro Micheletto che ha creato problemi proprio a Kovacic finalmente, e poi Daniele Lavia che cosa fa? Incredibile azione, anticipa la palla, se la va a cercare e con il polso poi ancora più all'esterno trazionandola dentro il campo. Che schiacciata. Alessandro Micheletto ancora. E punto! Trova Leis, zona di conflitto, rimane immobile la Slovenia, 22° punto per l'Italia, siamo di nuovo lì. E adesso Alberto Giuliani deve
deve richiamare il time out. Si è sciolto, guarda lì, palla dentro di mezzo metro, gran colpo d'attacco di Alessandro Micheletto che ci fa volare con 3 punti consecutivi. Guardate gli azzurri, 4 punti, un cambio palla, 3 punti, ci siamo e sta mettendo una pressione incredibile. Andiamo da Giuliani. Spesso succede, la regia internazionale si arriva all'ultimo momento, non si riesce a comprendere, fa di tutto tranne andare. Peccato, perché sono momenti importanti, sentire le panchine, sentire i consigli nei momenti quelli di difficili delle squadre, no? Guarda, abbiamo proprio richiesto, nella mia umiltà, di cercare di capire con gli interessati il perché non ci danno durante la partita i gesti tecnici, le problematiche da risolvere, l'emozionalità la lasciamo poi alla fine del set. 23-22, ancora Alessandro Micheletto, rientro in campo, sbaglia Alessandro Micheletto e concede il doppio set point alla Slovenia. Sì, è stato chiamato anche per questo, per spezzare il ritmo di Alessandro Micheletto, il time out da parte di Giuliani. C'è una sostituzione, attenzione, è un giocatore imprevedibile, può sbagliare. Sì, ho sbagliato tra tanto per ora. Tra l'altro, però è temibile. Eh sì, c'è Schett. Quindi massima attenzione, ragazzi. Schett, il doppio ruolo, può giocare sia opposto che schiacciatore. Anche per lui il nostro campionato con Latina, 24-22 da set point per la Slovenia. Dobbiamo rispondere immediatamente con Schett che gioca una palla molto alta. Gran palla. Con un a concludere un percorso perfetto per quanto riguarda il servizio. La Slovenia vince il 25-22 e l'Italia perde il suo terzo set di questa manifestazione, ma non importa, bisogna ripartire bene da questa situazione. Prova di carattere, dobbiamo comunque essere di poter subire meno in ricezione, troppi punti lasciati in ricezione. Andiamo ragazzi, ora ricostruiamoci, dimentichiamo questo set e ripartiamo tutti insieme sempre. Noi ce ne andiamo in pubblicità, la bella Italia comunque è in campo, tra poco di nuovo insieme, poi lo studio e poi di nuovo noi. Super Spike It, ragazzi. La Slovenia che attacca questo pallone con Sterna che non passa. Balaso alza questa palla per Alessandro Micheletto. Una Slovenia che prova a riattaccare dall'altra parte. Continua Ornaute, palla sopra il muro, ma c'è Fabio Balaso. L'attacco da parte di Alessandro Micheletto. Il punto arriva per la nostra nazionale. È il suo attacco meraviglioso. Alessandro Micheletto riesce comunque a sorprendere il muro della difesa avversaria con questo palleggio di contrattacco, come si può definire, sopra le mani di Tino Ornaut. Non ce la fa assolutamente ad andare a tenere questo pallone Ropret molto bene. Andiamo ragazzi, ora c'è Simone Giannelli, 1-0, un'Italia che deve recuperare, ha perso il primo set, ha servito molto bene la Slovenia. L'Italia ha giocato un po' col freno a mano tirato, non è entrato il servizio. Simone Giannelli appoggia questo pallone sul Cebul, poi ci pensa Alessandro Micheletto, perché vedete che quando da 9 metri si è insidiosi cambiano tante cose. Il secondo punto per l'Italia, 2-0 in questo secondo set. Abbiamo proprio iniziato molto bene attaccando la situazione di difficoltà e mettendo in crisi un ricevitore che deve essere colpito facendolo muovere, che è Cebul, e poi la palla che arriva dall'altra parte viene perfettamente concretizzato dall'ottimo attacco da parte di Micheletto. Molto bene Simone Giannelli al servizio. Eccolo qua, ancora il nostro regista capitano dell'Italia, Simone Giannelli, appoggia ancora verso Cebul. Ropret è il primo tempo di Kosanernik, senza possibilità di scampo per l'Italia. L'abbiamo presentato all'inizio proprio del collegamento. Kosanernik è un giocatore temibilissimo, questa volta va ad attaccare non in torsione, quindi non si gira, ma anticipa la sua destra, questo colpo d'attacco imprendibile nella parte centrale della rete. Ancora con Tino Ornaut in ricezione, Alessandro Micheletto non passa, l'Italia prova a mettere giù il pallone, il punto è per l'Italia, è stato sanzionato il quarto tocco da parte della Slovenia. Il signor Marusek va a interpretare Tino Ornaut, chiede numi. Rivediamo. 1, 2, 3, sì, quarto tocco. Sì, c'è l'avambraccio di quarto tocco di Kosanernik, quindi quarto tocco, quindi non è un problema. 3-1, Alessandro Micheletto, suo turno di battuta, deve prendere le misure anche Alessandro Micheletto, anche se un ace l'ha messo giù e molto bene in zona di conflitto nel set precedente. Tira forte
con Stern alzare questo pallone per Sebul, da lontano attacca ma difende proprio l'Italia con Alessandro Micheletto. Giannelli per un grande Daniele Lavia, molto lucido, l'ordine che chiede, essere ordinati, chiede Ferdinando De Giorgi. Sì, nel senso, l'ordine dobbiamo organizzarlo nella fase di muro e di difesa. Qui molto bene Lavia, che sta giocando una partita splendida, soprattutto a posto 4, Ster non riesce assolutamente a capire nulla. Molto bene Daniele, e ora giochiamo, vediamo, giochiamo bene dei 9. Lo sguardo di Kovacic, ancora è proprio Kovacic che va in ricezione, l'attacco di Sebul, il muro dell'Italia, si salva Ropret, c'è il punto da parte della formazione slovena, c'è un'infrazione nostra. Pinali invade, ottima la scelta di Giulio di entrare bene con quelle mani, la netcam lo possiamo vedere bene, eccolo qui, buon muro ma scendendo poi, complice anche Simone Anzani che rovina addosso Giulio, quindi fa perdere un po' l'equilibrio, fa un po' perdere l'equilibrio, e quindi tocchiamo la rete, sprechiamo un monster block a nostro favore, aiutiamo la Slovenia, attenzione ora. Cosa Mernic, Balaso, Simone Giannelli, primo tempo di Simone Anzani, bravo. Molto bene, ora Simone Giannelli ad aprire, l'attesa al centro, apre il gioco, quindi obbliga uno spostamento di Pajenk nella zona difesa da Stern, l'opposto che non aiuta, Simone lo sa, Anzani, e quindi gioca una palla proprio in mezzo ai due, una palla precisa che dà a Simone l'opportunità di battere in salto flottante. Simone Anzani appoggia verso Tinornaut, primo tempo, e con i centrali noi non abbiamo proprio storia perché non riusciamo a arginarli mai. Sì, dobbiamo migliorare la fase di battuta per non far giocare Ropret con la palla in testa, e come ovviamente abbiamo notato contro la Polonia i centrali hanno ottime percentuali e quindi dobbiamo tenere l'uno contro uno. Stern, l'opposto della Slovenia, Simone Giannelli offre questo primo per la gioca Calassi, lo prende in pieno proprio Tonce Stern, il punto numero 6 per l'Italia, manteniamo questi tre punti un po' come hanno fatto loro nel set precedente, la distanza manteniamola. A maggior ragione ora su questa doppia C precisa, una palla spostata, nel gergo vuol dire che la veloce davanti sulla testa, C distante dal palleggiatore, doppia C ancora un po' più distante, e Galassi gioca di nuovo su Ropret che non aiuta. Giulio Pinali su Tinornaut, Robert sui tre metri, l'attacco di Stern toccato anche da Micheletto, ma era già stato toccato da Daniele Lavia, quindi chiaramente Micheletto ci ha provato. Sì, sì, oh. Stern qui ha attaccato tutto braccio, impercettibile il tocco a muro, lo rivediamo dalla camera, dal lato corto, ecco lì, cerca una difesa fin troppo avanzata, aiuta il compagno dicendo guarda che ho toccato e fatto bene a cercare di intercettare quella palla, buona comunicazione tra i due ragazzi. 6 a 4 con Sebul, serve lui, stanno servendo sempre con molta precisione, sempre nel campo, l'attacco di Daniele Lavia, ci prendiamo un altro muro, ancora Pajenk che sta veramente, è un devastatore questa sera contro l'Italia, il quinto punto per la Slovenia che torna dietro di noi. Giannelli sta abbassando troppo le traiettorie, chiudendo gli spazi e non dando opportunità ai nostri giocatori, poi dobbiamo girarci e coprire Simone ed essere più attivi con Balaso in copertura che deve aiutare il nostro calciatore con la palla bassa dentro alla rete, vicino al muro. Sebul profondo, vola Balaso, Giannelli in bagher, da lontano attacca Micheletto, addosso a Stern, Rappert alza questo pallone proprio per Stern, sporcato dal muro, risalviamo questo pallone con Daniele Lavia che offre la palla a Pinali, non chiudiamo perché c'è Sebul in difesa, Robert per Tinornaut, l'attacco di Tinornaut, è una bella Slovenia, non possiamo dire che non è così. Riprendo quello che ha detto Ferdinando De Giorgi, più ordinati nella fase di muro, i nostri italiani che stanno ovviamente tifando addirittura dalla Sardegna, aio! Cerchiamo di essere ordinati, rivediamo proprio la composizione del muro, guardate Galassi, salta in lungo, non ha tempo e spinge con quelle mani, fa il gioco di Tinornaut così. Ancora Sebul, la palla va fuori veramente di poco, brividi perché l'ha tirata veramente bene Clemens Sebul questo pallone, la andiamo a rivedere. Sì, sì. Mamma mia. È il turno di Daniele Lavia adesso, 7 a 6 per l'Italia, l'Italia è avanti in questo parziale, ha perso il primo 25-22, questa finale per loro, problemi per Tinornaut, deve rincorrere Ropret, palla per Tinornaut sopra il muro ma c'è, attento, proprio Giulio Pinali, il tocco che non passa di Galassi, l'Italia con Simone Giannelli la mette giù, 8 a 6, bravo il nostro regista creativo.
contrattacco creativo, Ferdinando De Giorgi va a reprimere ovviamente questa situazione e soprattutto va a concretizzare poi Simone Giannelli con l'occhiolino dicendo bravo Simo, ti sei portato a casa un punto importante, arriva l'abbraccio, ma poi immediatamente non ripreso va a parlare con Balaso. Vuole più qualità dal nostro libero nella fase di difesa e copertura, Maurizio. Daniele Lavia si riparte da lui, doppio vantaggio dell'Italia. Mettiamo in difficoltà, ricezione Sebul, ancora di Nornaut, a fil di rete, il muro dell'Italia, il salvataggio da parte di Stern. Roprat di nuovo con il muro ancora azzurro, c'è sempre Roprat con Sebul praticamente a difendere un pallone. Possiamo ricostruire una palla con Giulio Pinali, l'attacca sul muro, ma c'è ancora Stern. Roprat, Stern può attaccare di potenza, palla che torna nel campo della formazione slovena. Roprat, il primo tempo di Pajek, palla tirata su dall'Italia con Simone Giannelli e poi Alessandro Micheletto, ancora un salvataggio degli azzurri. Alessandro Micheletto tira tutto braccio, non la mettiamo giù questa palla, Roprat, e poi ci pensa Pajek. Ragazzi, queste palle vanno messe giù. Simone Giannelli sta facendo un passo indietro rispetto al suo percorso di rinascita, di ricrescita. Gioca palle troppo basse, abbiamo degli schiacciatori alti a disposizione, centimetri importanti. Velocizzare il gioco non vuol dire abbassare le traiettorie, ma dare opportunità di andare a sviluppare quel colpo d'attacco alto, forte sulle mani, soprattutto perché abbiamo Roprat da andare a colpire. E guarda un po' chi c'è, adesso c'è Pajek, dobbiamo scioglierci, non è ancora l'Italia che può giocare questa finale ad altri livelli. 8-7, l'Italia è avanti, ma c'è Pajek, che attenzione, che ci ha fatto veramente male nel primo set. Ancora forte su Balaso, Giannelli, una palla per Alessandro Micheletto, la salvano ancora, la difendono di nuovo e poi la vanno a sfruttare. C'è il punto però per l'Italia, perché c'è un'infrazione, c'è un'invasione da parte della Slovenia. Il punto per i nostri azzurri, meno male, ci salviamo. Meno male, perché abbiamo giocato un'altra palla molto bassa con Micheletto, che non riesce assolutamente a sfruttare l'obiettivo sensibile che è Roprat, il quale poi dopo rovina tutto, rovinando a rete. Buon per noi, ritroviamo ora attacco dei 9 metri, che è importantissimo. Ancora Roprat, attacco di Dino Ornaut sul bagger di Giulio Pinali, il pallone se ne va, 8-7. Nel primo set sono stati 9-8, molto bravi, scusate. Abbiamo difeso qualche pallone in più rispetto alla Slovenia e l'abbiamo anche messo giù. Questi palloni dobbiamo però concretizzarli meglio nella fase di difesa per aiutare il muro, se no il muro inizia ad andare in difficoltà, inizia a muovere le mani. Roprat è lui il regista della Slovenia, va al servizio, l'Italia avanti di un punto, lungo linea su Alessandro Micheletto, palla alta per Giulio Pinali, tira forte, ma difendono tutto i giocatori sloveni, però attenzione, c'è stata un'altra infrazione da parte dell'Italia. L'Italia è imprecisa rispetto alle gare precedenti. La signora Maria Rodriguez, secondo arbitro, che è lì, che deve andare a vedere se il giocatore è andato dall'altra parte con il piede, è convinta di questa infrazione. Vediamo. Sì, quindi ora ci sarà l'opportunità di valutare questo challenge. Ma vediamo un po' se sotto c'è stata l'invasione o meno. Certo è, una Slovenia che difende tanto, noi facciamo fatica a mettere giù i palloni. Non c'è la fluidità. No, non c'è l'ampiezza. L'ampiezza di traiettoria. Eccolo qua, vediamo. Vediamo Giulio. Tutto dall'altra parte, sì. Invasione da parte di Giulio Finale, non c'è nulla da fare. Sì, è invasione. Purtroppo c'è. Abbiamo sprecato un'altra opportunità. Regaliamo troppo. No, la Slovenia non troppo. Deve avere questi regali. No, non ha bisogno. No. Già ha da fare da sola. Il 9 pari, partita, lo sapevamo, difficilissima per l'Italia. È importante che in questo set arrivi una reazione. Roprat si riparte da lui. Palla verso Daniele Lavia, Simone Giannelli, primo tempo di Simone Anzani, buco per terra, il punto numero 10 azzurro. Diciamo che abbiamo riaperto la famosa ditta Pozzi Artesiani, rivediamo di nuovo. Questa volta cerca Stern di dare una mano, ma che angolo che ha trovato Simone, impossibile. Rischiando anche, però ha fatto bene. Incredibile attacco di Simone Anzani, sulla tesa al centro. Alla S di Simone Anzani, alla S di Simone Giannelli, il punto di vantaggio per l'Italia. Si prende qualche fischio il nostro capitano, tira forte, sempre su Kovacic. Il salvataggio da parte dell'Italia, la palla rimessa di là da Micheletto, è stato bravo Simone Giannelli. Roprat di nuovo con l'attacco di Kornaut, il capitano è impressionante. Punto numero 10, di nuovo anche per la Slovenia, siamo in parità, però siamo lì.
No, non sguardi, io voglio vedere gli sguardi dell'Italia. Non c'entrano gli sguardi, Maurizio. Guarda che disastro che ha fatto Micheletto. Stiamo parlando di tecnica, gli sguardi non servono, serve tecnica, serve compostezza, serve tranquillità. Guardate la faccia di De Giorgi, parla di sguardi? No. Fermi con quelle mani ed invadenti. In hornout, profondo su Balaso, Giannelli per Alessandro Micheletto, la palla non va giù, ci riprovano gli sloveni. Non c'è attenzione, non c'è precisione, tutto quello che aveva fatto vedere l'Italia, diciamo, in queste gare precedenti, la Slovenia ci sta mettendo sotto, ci ha studiato bene. Lo zampino di un giocatore esperto che coglie ancora impreparato Alessandro Micheletto, che scappa via dalla sua posizione, non la tiene con le mani, non invade. E quindi fa il gioco di questo giocatore che addirittura gioca con la palla con la mano sinistra. Siamo sbigottiti, siamo allibiti. Dobbiamo ora ritrovarci e bravo Ferdinando a chiamare time out, andiamo da lui. Palloni che ci scappano, una copertura è questo che si può prendere. Però vi posso dire una cosa, cioè, noi stiamo facendo la finale europeo, siamo 11-10, 10 pari davanti, se avete delle facce volete dire cazzo, noi stiamo facendo fatica, eh? Non ci stiamo lì. Come sono la conseguenza di una difficoltà tecnica, perché ci stanno mettendo in grande difficoltà, non riusciamo a giocare come sappiamo, perché stiamo subendo questa sudditanza psicologica nei confronti di giocatori che hanno un bagaglio tecnico sicuramente più esperto rispetto al nostro, però noi siamo troppo agitati, non siamo precisi nella fase di muro, e se non sei preciso nella fase di muro non difendi. Però secondo me se cambiamo un po' le facce può cambiare qualche cosa. Si devono divertire come si sono divertiti fino a oggi, meno male che ci pensa di Hornaut, ci sì. Ripartiamo da qui, da questo, esatto. 11 pari, dai, esatto. Dai ragazzi, è importante perché sotto pressione ci danno ottimi regali, abbiamo Sebul ora, facciamolo muovere. Certo, Alessandro Micheletto, 11 pari, un ace per lui. Il pallone se ne va fuori, 12° punto per la Slovenia. 7 errori punto, un solo punto nel set precedente. Gli sloveni, 3 errori punto, 4 punti. 2 muri per entrambe le squadre. L'errore è un qualcosa che ci sta penalizzando, non subiamo in questa fase, per carità, errore in difesa, piuttosto verticalizziamo bene e andiamo in sicurezza. Osamernik verso Balaso, Simone Giannelli per Simone Anzani, bravo, bravo, la S, le doppie S dell'Italia con il punto numero 12 anche per gli azzurri. Alto, preciso, guardate l'ampiezza della palla, guardate Simone come riesce comunque a portare via quel pallone prima dell'arrivo delle mani, una spina nel fianco degli sloveni, si chiama Simone Anzani. Eccolo qua, adesso al servizio il centrale della Lube, la palla se ne va fuori di pochissimo. Ha cercato la battuta a sorpresa, velocizzando il braccio, quindi non facendo flottare la palla, ma cercando una via di mezzo tra una battuta flottante e uno spin, palla molto ruotata. Fuoco di fuori di poco, andiamola a vedere. Guarda di quanto poco è uscita. Bella idea, Simo. Toncher Ser, 13-12, forte su Daniele Lavia. Primo tempo di Gianluca Galassi, non va giù il pallone. Robert con Tino Hornaut, ma Gianluca Galassi si rifà. Il punto numero 13, rispondiamo con un murone. Sì, in due tempi. Il primo tempo è stato neutralizzato dall'ottima lettura da parte di Pajank e poi legge ancora meglio Gianluca Galassi. Questa pipe, attacco dalla seconda linea, molto basso, mette bene le mani ed arriva un monster block importante. Dobbiamo sbloccarci anche al servizio. Eh sì, Giulio Pinali ce l'ha quel braccio, tira forte. Eccolo! E Pajank riesce, anzi no, non riesce a recuperare, mamma mia. E se vuole distrugge praticamente, però se è fatto male non penso che non sia nulla. No, questi non sono video wall pubblicitari, sono ovviamente dei cartelloni morbidi. Intanto andiamo a vedere finalmente l'ottima battuta da parte di Giulio Pinali. Vedi che non mollano un centimetro, vanno a cercare i palloni fino in fondo, addirittura rischiando di farsi del male. Beh, insomma, ha buttato giù tutto. Questi sono milioni di euro dell'organizzazione polacca che puntava al mondiale, all'europeo, invece è arrivata medaglia di bronzo, lo ricordiamo ancora una volta. Polonia che ha battuto la Serbia. Pinali ancora su Sebul. Robert, palla alta per Stern.
molto tagliata, molto lenta. Giannelli per Pinali, l'attacco di Pinali va bene così. Doppio vantaggio per la nostra bella Italia, ma deve essere bella fino in fondo. Nasce tutto da un'imprecisione di Ropret, che non dà una buona palla a Stern. Fruiamo di questo tipo di opportunità grazie alla grande intuizione di Pinali, che con la visione periferica vede l'ingresso troppo in anticipo del muro sulla diagonale, blocca leggermente il braccio e mette giù una zampata vincente. Fa molto bene ora, purtroppo per noi, a creare questo cambio, perché Ropret stava diventando impreciso e quindi Giuliani corre e ripari. Rientra Vincic, il titolare, sì, colui che ha portato avanti la Slovenia insomma da sempre e anche in questo europeo. Ancora Giulio Pinali, ancora bomba Vincic, il suo primo pallone lo gioca su Sebul, sopra il muro con il petto, e poi ancora un muro che non passa con Micheletto verso Daniele Lavia. Si difende Kovacic, Vincic per Sebul, ancora un muro dell'Italia, copertura di Dinornaut, ci prova Stern, attaccare una palla potente, un grande recupero da parte di Daniele Lavia. Giannelli per Daniele Lavia, il grande recupero era stato Alessandro Micheletto, una grande Italia che adesso è avanti più tre. Questa è la reazione che volevamo vedere. E cosa aveva detto Simone Giannelli in time out nel set precedente? Pinali. Pazienza, giocano con pazienza, dall'altra parte coprono, ricostruiscono, noi ci stiamo dietro, e alla fine arriva una buona palla alta che viene attaccata perfettamente da Danielino Lavia. La via giusta è questa, accettiamo lo scambio e adesso andiamo a sentire Giuliani. Sì. Noi non molliamo in battuta, ragazzi. È l'errore di prima, adesso facciamo questo cambio qua, lo ricominciamo a tirare, tre punti li riprendiamo. Che cosa chiede? Non andiamo in copertura. E tutti devono andare in copertura. Vuole la copertura più alta per dare più respiro al palleggiatore, per poter entrare e avere traiettorie sulle quali poter offrire agli schiacciatori palloni più importanti. Cosa che sta succedendo? Il cambiamento di Simone è evidente, palloni più morbidi, e quindi riusciamo ad attaccare bene i palloni sulle mani del muro. E poi non mollare la pressione al servizio, vale anche per i nostri. Assolutamente sì. Infatti l'abbiamo trovata bene ora la pressione, sì, stiamo premendo bene, Mauri. C'è Giulio Pinali, ancora 3 di vantaggio. Questo secondo set è il primo perso malamente, ma soprattutto perché la Slovenia ha servito molto molto bene. L'Italia si deve spingere ancora di più il 3 di vantaggio per i nostri, per gli azzurri di Fefede e Giorgi. Pinali di nuovo su Sebul, in difficoltà con Kovacic, alzare questo pallone per Sebul, la palla nel nostro campo non si può, però Sebul che va a sfruttare una palla regalata sostanzialmente alla Slovenia. Questi sono palloni che devono essere finalizzati al meglio. Giocatore con la sinistra, contrasto aereo di Giannelli, centrale che comunque non può più essere attivo, terzo di rete che sceglie, sta a metà strada e quindi copre Balato, e su questo pallone che cade sprechiamo un'opportunità di staccare un altro punto importante. Non subiamolo ora, perché Sebul batte bene. Sì, come Sebul su Daniele Lavia, Giannelli su 3 metri, Lavia può attaccare forte, guarda dove mette il pallone, diagonale imprendibile da parte del giocatore, dello schiacciatore ex Modena, ora a Trento da questa stagione. Nato Cariati, però vissuto a Rossano, Calabro, Daniele Lavia, talento, molta tecnica, crescita pazzesca in questo mese e mezzo, 17-14. La via tira forte, ancora su Sebul, la palla nel nostro campo, Micheletto, e poi l'attacco di Giulio Pinali, mani fuori dell'Italia. Adesso l'Italia che finalmente sta trovando il suo gioco, 18-14, e subisce la Slovenia, così deve essere. Ritroviamo le traiettorie morbide che forniscono a Pinali un'ottima opportunità di andare a giocare sul muro di Tinornaut. Grande intuizione da parte di Giulietto di allungarsi, di giocare con la palla all'esterno sulle mani del posto 4, che ora si asciuga. Ancora Daniele Lavia, diagonale su Pajek, Kovacic, palla verso Tinornaut, ancora il muro, la copertura di Tinornaut, palla dall'altra parte per Stern. Mamma mia, lungo linea impressionante. Azione da manuale da parte di tignosamente Tine, detto Urnaut, che gioca le mani sul muro, si fa un'autocopertura, poi azione morbida con attacco di parallela di Stern, crea difficoltà di nuovo la difesa di Balaso. Guarda chi c'è, ci ha fatto male nel primo set, Pajek molto, sì sì, ma sta giocando una grande partita lui, che ha anche qualche annetto,
forte, guarda che servizio. Torna nel campo della formazione slovena. Vincic sceglie l'attacco di Dino Ornaut. Se lo costruiscono bene, perché partono da questo servizio perforante da parte di Vanek. Sì, abbiamo subito 4 punti diretti. E ora attacca tutto braccio, non solo Pajenk, ma anche Tino Ornaut. Tentativo di Simone Giannelli di arginare sulla parallela, ma muove troppo le mani su questo attacco potente. Andiamo da Ferdinando De Giorgi, grazie regia. Andiamo da Ferdinando De Giorgi, grazie regia. L'accento su un mantra che diventa importante quando dall'altra parte c'è un battitore che tira tutto braccio. Non dobbiamo rischiare di mettere la palla a filo rete. Ok, abbiamo un palleggiatore che va su un metro e più di 1,12 m, anche di più, per prendere quella palla, però è una situazione che ci vede in questo momento un po' in difficoltà. Teniamo la palla alta in mezzo al campo e giochiamo palla alta e copriamo tutti insieme. Panic 18-16, l'Italia rimane a più 2, il centrale della Slovenia serve ancora molto bene, palla che torna di nuovo dall'altra parte, difficoltà, attacco di Stern, punto del muro dell'Italia, grandiosi i nostri ragazzi con il 19esimo punto, ci salviamo tanto. Siamo riusciti a salvare questo cambio palla con una buona compensazione, da una difficoltà nasce un'opportunità, rivediamo. Le mani di Micheletto precise entrano dentro su questo attacco di Stern, che non gioca più la parallela, cerca una diagonale ma lo blocchiamo, ma è un cambio palla. 19-16, Gianluca Galassi. Stasera una serata difficile al servizio per alcuni giocatori dell'Italia. Non è facile giocarsi una finale di un campionato europeo, certo. Maurizio, c'è dentro quel piccolo virus che ogni tanto salta fuori, che però... non ti fa giocare tranquillo. Spensierato, Spavaldo, sorridente, vi ricordate, anche sfrontato, cosa che è successa fino alla semifinale. Adesso ritroviamoci. E vabbè, adesso però bisogna anche togliersi di dosso questo peso. Caspita, siamo più 2, stiamo giocando la finale, certo. 19-17, l'Italia comunque avanti più 2, è tornato Ropret intanto, imbattuto chiaramente al servizio. 17 per la Slovenia, 19 per l'Italia, palla sul nastro e poi su Daniele Lavia. Simone Giannelli, l'attacco di Alessandro Micheletto, riprendono tutto, ci va Balaso, Simone Giannelli, primo tempo di Simone Anzani, ancora questa recuperata da Clemens Bull. Tino Ornaut sopra il muro e rimaniamo immobili. Chi ci va su quella palla? Chi ci va su quella palla? Carrello di tuffi in primis per Balaso, per Micheletto e per Lavia. Lavia è, si chiama e si va, non si aspetta il compagno. E vediamo la difficoltà proprio anche di questo contrattacco, si stanno difendendo veramente tutto. Poi un pallonetto, guarda quanta strada fa, in compressione, tutti bloccati, la palla cade a terra. Siamo bloccati. Però siamo liberi, siamo di andare liberi su quei palloni, chiamando palla mia e ci vado. Ropretta ancora, Alessandro Micheletto, la pipe di Daniele Lavia, bravo, perché gioca una pipe spostata con un pallonetto sopra il muro, rischiando tantissimo. 20° punto per l'Italia. Sì, sta facendo una partita spettacolare Daniele Lavia, si accorge che la palla era molto bassa e poi guardate la sensibilità del tocco, una pennellata con le 5 dita che non può essere difesa assolutamente. Kovacic, gran colpo d'attacco di Daniele, cambio palla, teniamo il cambio palla, sì. E pensiamo alla fase punto. 20-18, Simone Giannelli al servizio, in questo secondo set l'Italia deve recuperare perché ha perso il primo contro la Slovenia, tira forte su Sebul. Kovacic alza questo pallone per Stern, il muro dell'Italia, perché questa è proprio cabina telefonica, Simone Anzani la schiaccia giù, non c'è storia, 21esimo punto per la nostra nazionale. Partiamo dalla battuta, abbiamo ora l'attacco sull'obiettivo sensibile che è Clemens Sebul, con la palla staccata da rete si alzano le traiettorie, abbiamo più tempo per impostare il gioco e ora finalmente il muro è composto con Simone Anzani che mette bene quelle mani. C'è un cambio ora perché vuole più qualità da posto 4, entra Modic, sì, è tornato Modic in campo. 21-18, calciatore della Slovenia, sono 3 di vantaggio per l'Italia in questo secondo set con Simone Giannelli ancora a servire verso Kovacic. Primo tempo, sui primi tempi dobbiamo cercare in qualche modo, Fede De Giorgi deve intervenire perché
non abbiamo mai soluzioni. Ma come fa a murare se De Giorgi che ha dato come fa? Deve intervenire Lanzani che deve chiudere queste traiettorie, ma vi posso garantire che questo è un attacco alieno. Darmenic sta attaccando perfettamente e soprattutto servito alto da Ropret con la ricezione in testa. Tino Raut, palla altissima, violentissima su Alessandro Micheletto, Giannelli dall'altra parte per Giulio Pinali, dentro il mani fuori, salvano ancora gli sloveni con l'attacco di Mozic ma non passa. Ci prova di nuovo Ropret, primo. Ancora cosa Mernic. Quindi devi dire bravo, hai fatto un qualcosa di extraterrestre. Si vedeva il primo tempo, però anche se ci puoi andare a salvare, ragazzi, cosa Mernic, che cosa ha fatto? E giustamente sì, noi non l'andiamo a rivedere. Grazie. 21-20, l'Italia rimane avanti di un punto in questo set. Continua Ornaut, ancora la battuta sempre su Micheletto. Simone Giannelli, dobbiamo metterla giù questa palla, e la mette giù Daniele Lavia con un muro staccato, quello di Cosa Merri, che meno male. 22esimo punto Italia. Sì bene. Questa vuol dire attaccare con spavalderia, la vedi? Attacchi, cerchi un angolo, lo vai a trazionare, non hai paura del centrale che carica, fortunatamente staccato da rete, però lo cerchi quell'angolo su una palla buona, rischi e ti porti a casa il punto. Bravi ragazzi di Simone Giannelli, questo punto era importante perché la Slovenia era lì. Facciamo il primo tempo, siamo sopra, tiriamo lì, insistiamo a fare quel gioco lì finché non ci ferma. Non ha paura dei microfoni, ha chiesto di insistere i primi tempi per attaccare nella parte centrale della rete, giocano poche pipe, i primi tempi stanno funzionando molto bene. Contromisure ovviamente da prendere. Il polacchi si schierano con gli italiani e stanno gridando tutti insieme Italia. Beh, guarda, questa è un'emozione veramente. Mi vengono veramente alla pelle d'oca, no, perché questa è la patria della pallavolo, ma ricordatevi che insomma sulla panchina della Slovenia c'è pure un tecnico che sta qui a Resovia al allenare il Sanno. Attenzione. Quanto i polacchi, quanto la pallavolo è importante. Energia. In Italia. Alessandro Micheletto lo taglia questo pallone e arriva torna su Giulio Pinali, Simone Giannelli, la pipe di Micheletto, il punto numero 23. L'Italia se ne va. Siamo ritornati a battere come sappiamo, siamo ritornati a mettere pressione su Sebul, cosa avevo chiesto Maurizio di far muovere lì, Sebul, certo. E quindi ecco che iniziamo a capitalizzare questa ottima azione d'attacco dei 9 metri e poi di nuovo spavaldo, spensierato, Giannelli che cosa fa? Apre una pipe spostata e Micheletto ci mette giù il carico pesante. Grande quello giusto, 23-20, lo sguardo di Sebul che viene colpito spesso. Ancora, questa volta c'è Kovacic, Ropret dall'altra parte per Sebul, il tocco a muro, ancora Ropret con l'attacco che non passa perché c'è Daniele Lavia, il 24-20, 2-4, set point per l'Italia per riaprire questa partita. È tornata l'Italia. La via giusta è quella della chiusura, incredibile scelta, ha scelto bene, è andato sulla parallela e l'ha portata dentro, portando quel pallone. E l'urlo liberatorio ed è un monster block importantissimo, veramente liberatorio. 4 ball. Torna Stern, fuori Mozic e c'è ancora Alessandro Micheletto. 4 set point per l'Italia per andare sull'1-1 in questa finale per l'Europeo. Tira forte ancora su Kovacic, Ropret dall'altra parte, l'attacco di Sebul, il muro dell'Italia con Giulio Pinali, 25-20, l'Italia ha ripreso questa finale. Flash di Andrea Lucchetta. Una reazione d'orgoglio e soprattutto compostezza, quello che abbiamo chiesto, che chiedeva De Giorgi. Compostezza e subito grande tecnica e poi arrivano le soddisfazioni. Bravi ragazzi, provo d'orgoglio e di grande sagacia. Siete tornati, l'Italia è tornata, noi ce ne andiamo in pubblicità, poi studio e poi di nuovo qui a Katowice. Super Spike Spike Chiazza Italiano. Italia, sempre. Torniamo in diretta da Katowice. Il Kovacic, questo è lo sguardo di Paia che sicuramente nel primo set ci ha messo tanta paura. L'Italia è tornata 25-20 nel secondo parziale. Andrea, finalmente sembra essersi, come dire, sciolta l'Italia, che chiaramente, come dici tu, sicuramente una finale, la prima finale per tanti di questi ragazzi, anche la prima finale diciamo dell'Europeo per Simone Giannelli, anche se poi ha giocato quella olimpica. Però è chiaro, una certa apprensione, però bisogna guardare oltre, guardare le proprie potenzialità, guardare le cose che sappiamo fare, esatto, bene, e essere diligenti e disciplinati. Vediamo la risposta su
subito dal primo pallone. Giannelli per Pinali, l'attacco di Pinali, va bene così, 1-0 per l'Italia. Una buona ricezione, in bocca perfettamente ora, una distribuzione più sbarazzina come piace Ferdinando De Giorgi, abbassa bene la traiettoria ma dà quell'altezza e l'ampiezza che serve a Pinali per liberare questo colpo d'attacco sulla parallela, bruciando nel tempo colui che ora deve essere cercato da Simone Giannelli. Sto parlando di Sebul. Vediamo la risposta, 1-0 per l'Italia. Simone Giannelli si diparte da lui, la risposta con Paniek. Sebul difende molto bene, Daniele Ria, Giannelli in bagher, l'attacco da parte di Alessandro Michieletto non va giù perché in fondo al campo c'è Tino Ornaut. Robert, primo tempo tagliato tantissimo, Paniek trova di nuovo la parità. Primi tempi ci stanno facendo male, ma non era un mistero, vengono giocati con continuità da parte di Ropret, molto bravo però ora a prendersi bene il tempo. E Paniek era stato anche abilissimo ad andare a coprire la zona di Sebul con quel palleggio, se vi ricordate. Limitiamo ora Stern, attenzione, non sta facendo una buona partita, ma teniamolo bene ora. Stern verso Balaso, Simone Giannelli, l'attacco da parte di Giulio Pinali, ci prendiamo Mora, guarda un po' con chi, con Paniek, 2-0, due punti con questo giocatore, con questo centrale di super peso. Passa la traiettoria a Giulio Pinali, ma tira dritto per dritto per 3-14. E beh, bisogna studiare perché quella circonferenza, quel cerchio, l'area del cerchio, ti ritorna indietro, si abbassa e tiri dritto per dritto con il paraocchi. C'è un centrale esperto di là, evitiamolo. Attenzione, Palazzo era già per terra. Daniele Levi alza questo bagher verso Micheletto, l'attacco di Micheletto, e poi non riesce a Giulio Pinali a mettere giù il pallone. Meno male che sbagliano anche loro. Simone Anzani, Giannelli, l'Italia è poco precisa. L'Italia è poco precisa. L'Italia è poco precisa. Stiamo facendo l'errore drammatico di non ricominciare da dove abbiamo lasciato. Ed è importante perché abbiamo chiesto di costruire che cosa? Un mattoncino alla volta. È un percorso che deve farci migliorare, partendo però dai pianerottoli costruiti. Avevamo costruito un ottimo pianerotto nella parte finale del set precedente, ripartiamo di là ragazzi. Stern, l'attacco da parte di Alessandro Micheletto, metti giù questo pallone, lo mette giù Alessandro Micheletto dopo una ricezione di Balaso, il servizio di Giannelli. Questo è un attacco alieno, guardate bene l'altezza di Micheletto sopra il muro di Sebul. Imprendibile Micheletto, ma gli è arrivata la palla morbida, alta, per far sviluppare il colpo d'attacco. Uno contro uno dei 9 metri, Alessandro. Eccolo vai. Qua, Alessandro Micheletto, 3-2 per la Slovenia. Ancora l'Italia al servizio. Serve molto bene salvataggio, fanno quello che possono, però rimettono nel nostro campo l'opportunità per l'Italia, una free ball con il primo tempo di Simone Anzani. Kovacic sul pallone, la recupera praticamente in tutti i modi. Giannelli per Alessandro Micheletto, ancora una palla recuperata da parte di Tino Ornaut. Giannelli con una mano, il tocco da parte di Pinali non basta, Robert Pertino per Terce Stern e arriva il mani fuori. È una Slovenia che lotta più di noi. C'è chi fa il carico attaccandosi alla spina, c'è chi si prende l'adrenalina alla spina grazie alla tecnica individuale. Guardate che cosa è andato a prendere l'opposto. Bravo, che sta attaccando al 22%, e quindi che cosa fa? Si dedica alla difesa e poi in precisione da parte di Lavia scappa via. E che questa comunque sia una lezione, perché dobbiamo essere come loro. Beh sì, azione lunga vinta con una sagacia pazzesca. È una situazione nella quale l'Italia non si è mai trovata, adesso però deve cominciare a reagire con Sebul che tira veramente forte, la palla meno male che se ne va fuori, terzo punto per l'Italia. Però la prima vera difficoltà diversa da quelle che sono capitate durante il nostro percorso, però è in una finale europea. E adesso la Italia c'è stati molto bravi anche perché Alessandro Micheletto veniva da un 30% in attacco, con Giulio Pinali un 20% in attacco, quindi attacchiamo bene anche dai 9 metri ora. Simone Anzani la palla corta su Paniek, attacco di Tino Ornaut, palle fuori. Punto per l'Italia, c'è ancora un, non so se chiama, lo chiama però, vediamo un po', chiama il challenge, lo chiama. Tino Ornaut praticamente ha tenuto sulla baracca nel set precedente grazie ai centrali che attaccano col 67-60%. Tine si sviluppa come attaccante che rischia una palla fuori dal muro ed è fuori anche dal campo. Buon per noi, abbiamo vinto questo challenge. Meno male, meno male. Sì, sì, punto che serve tantissimo. Molto sì, bene, Simo. Siamo tornati in parità. Abbiamo bisogno anche di continuità. Assolutamente, quella che abbiamo fatto, abbiamo messo in mostra, ha messo l'Italia in mostra in queste 8 gare su 8 vinte.
Simone Anzani, ancora lui, Kovacic, Robert dall'altra parte, c'è sempre di Nornaut, spinge sul muro, però c'è il punto per l'Italia, numero 5. Attenzione perché, esatto, c'è una rincorsa pazzesca qui a Cerrovare dei Tel. Vediamo un po', ecco la camera. Andiamo. Allora, Tino Ornauto prende la palla e cerca di spingere su Giulio Pinali questo pallone, ma Tino Ornauto dice, ragazzi, non l'ho toccato, l'ho vista, quindi non fa sprecare un challenge a Giuliani, ci prendiamo era un punto. Era Kovacic che era schizzato via. Sì. Simone Anzani 5-4 per l'Italia. Palla sul fil di nastro, Sebul, Robert, palla alta per Stern, ancora difende l'Italia con la palla rimessa di là da Daniele Lavia, opportunità di nuovo per la Slovenia, guarda un po'. Gliele mettiamo così su un piatto d'argento queste giocate, il 5 pari Slovenia-Italia. Sono stati molto bravi, abbiamo preso molto meno rispetto alla Slovenia, ma abbiamo concretizzato perfettamente nella parte finale del set soprattutto. Qui manca proprio quel fattore di difendere, alzare bene e portarsi a casa il punto. Poi dall'altra parte i primi tempi ci stanno facendo veramente male, dobbiamo essere un pochino più attenti, magari fare anche qualche scelta nell'uno contro uno, anche nel contrattacco come avete visto. Attenzione a questo battitore. Panic, meno male, sbaglia questa volta, palla a mezza rete, sempre sì, un punto per l'Italia. Bene così, noi ce lo prendiamo questo regalino, Maurizio. Sì, la voglia. Anche perché adesso possiamo consegnare l'opportunità di avere la licenza di uccidere uno 007 italiano con il numero 23, Giulio Pinali. Eccolo qua. Attacca dove vuoi, a tutto braccio, Giulio. È pronto. Sì. Prossimo posto di Trento. Palla che scende appena lontana dalla linea di fondo, il punto numero 6 per la Slovenia. Non ha scelto la potenza, ha scelto la profondità per creare difficoltà alla valutazione del gruppo di ricevitori tra Libero e Clement Sebul. Meglio sempre però attaccare Clement, che ci sta dando ottime soddisfazioni a ricezione. Eh sì, Robert verso Balaso, molto angolato, Giannelli si inchina, l'attacco da parte di Pinali non è insidioso, si difendono ancora, Kovacic verso Tino Ornaut e ci pensa sempre lui, il muro è staccato, è anche triplicato, ma la Slovenia trova il settimo punto. Dobbiamo essere precisi su un giocatore tignosamente Tine, come viene ovviamente ribadito, doppia T per lui. E quindi avete notato il terzo di rete, Daniele Lavia, si stacca da rete, invece che con la mano sinistra continuare ad entrare per chiudere quella traiettoria. Gran colpo d'attacco di Tine, lo smerigliatore sloveno. Ancora Robert, Balaso, Giannelli, l'attacco che va con Daniele Lavia, sicuramente uno dei migliori dell'Italia, il punto numero 7 e la parità di nuovo. Prestazione monster per Danielino, per gli amanti delle statistiche, ma non servono, 80% nel primo set, 62% nel secondo set, due muri punto ed ora c'è Daniele Lavia all'inferno dai sette servizi. Pari con Daniele Lavia alla battuta per la nostra Italia. Lungolinea su Sebul, Robert il primo tempo di Kosamernik, ragazzi, una croce tra lì, bravo, anche con palla staccata sta mettendo giù palloni importanti. 71% in attacco. Noi arriviamo in ritardo, cerchiamo di chiudere questa traiettoria, ma Galassi non ce la fa a tenere questi angoli a queste altezze. Attacco alieno veramente per Kosamernik. In Ornaut su Balaso, Simone Giannelli offre la palla a Micheletto che non passa. Giannelli cerca di nuovo Alessandro Micheletto che tira tutto braccio, ma la palla rimane lì. Robert, chi c'è? C'è Tino Ornaut per Sebul, l'attacco di Sebul è una grande palla e la Slovenia sta facendo una delle migliori partite del suo percorso. Abbiamo problemi qui per Galassi che parte in ritardo e poi scorre a rete. Vediamo come scorrendo tutti quanti i giocatori azzurri si aprono queste traiettorie di diagonale che non difendiamo. In più abbiamo problemi anche di ricezione. Non subiamo questo allungo da parte della Slovenia. Dobbiamo essere bravi ora ad arginarli. Bene anche nella fase di muro. Su, centrali che mancano un po' in questa fase di aggressività. Tino Ornaut, Balaso, la palla appoggiata bene da Gianluca Galassi, punto numero 8, rispondiamo con questa giocata sopra il muro. Sagacia, freddezza, lucidità, sistema perfettamente questo pallone, una buona spaziatura, si è reso conto che
aveva due mani che entravano dentro. Kozarmenik aveva letto bene il primo tempo, pallonetto a scavalcare preciso di Galassi, molto bene. Ancora Gianluca Galassi, il risponde Robrat, dall'altra parte c'è Sebule, l'attacco sul muro, mani fuori, molto bravo Sebule a trovare il punto numero 10. Abbiamo problemi con i nostri centrali, Houston, abbiamo un problema, la composizione del piano di rimbalzo non è positiva. Vedete la mano di Anzani, staccato da rete, siamo sempre scomposti, ma soprattutto le mani non sono ben orientate verso il centro del campo. Attacca bene alto Sebule, ritardiamo il colpo. Molto più ordinati nel posizionare quelle mani verso il centro del campo, se no ce le usano. Attenzione a Kozarmenik, mamma mia, una Slovenia che fa veramente paura al servizio. È questa la prima differenza di questa serata. Noi però ci stiamo facendo piccoli piccoli, troppo piccoli. Vedi? Guarda dove scende il pallone. La valutazione, ci affidiamo alla lettura di una profondità di un pallone che poi ora deve essere discusso dagli azzurri. Apriamo il microfono su De Giorgi, dai. Oh, poi una cosa, loro contro il nostro muro, quando siamo passati, giocano per rigiocare loro. Noi quante volte l'abbiamo fatto? Quante volte l'abbiamo fatto? Ogni volta gli tocca la mano e giocano loro. Fernando De Giorgi ha dato un'indicazione del mestiere dello schiacciatore, il mestiere che sa giocare contro il muro, non solo di potenza, ma anche contrattaccare. Vi ricordate Tienor Nauta in sede precedente, palla filorete, gioca contro il muro, si gira, autocopertura, ricontrattacco, apertura verso Stern e ci tira una fucilata nella parallela. Queste sono le situazioni che cerca di invitare come soluzione l'allenatore. Non risolve il problema, ti dà delle indicazioni, ti dà gli strumenti, sta il giocatore in campo a applicarli. Kozarmenik di nuovo con Simone Giannelli, l'attacco di Alessandro Micheletto, non passa Micheletto, Giannelli dall'altra parte per Pinali, l'attacco di Pinali, ancora bravo. Il salvataggio di Pinali con Daniele Lavia per Alessandro Micheletto, il punto ce lo prendiamo, il punto ce lo prendiamo. Mister Mailman, il postino imbuca perfettamente questa letterina con le cinque dita senza toccare rete. Poi si lamentano perché secondo loro era troppo portata e quindi vanno a discutere con il primo arbitro, a perdere tempo con Marusek. No, no, ci siamo tolti da una brutta situazione. Molto bravo la via ad andare a prendere questo pallone ad alzarlo in bagger preciso a filo rete. Bravo Daniele che ha tenuto vivo. Molto bravo Pinali in autocopertura, è quello che comunque chiedeva anche Ferdinando De Giorgi. Però quando c'è da smarzolare adesso tiriamo forte. Simone Giannelli 11-9. Piega le mani a Sebule e trova lei. Se è bravo Simone, il punto numero 10 per l'Italia. Cos'è successo in questa rotazione? Nella rotazione precedente, amici telespettatori, era intervenuto Payen che in palleggio che aveva aiutato Sebule, il quale rimane troppo basso. Ed è la velocità d'uscita della palla flottante di Giannelli che crea un problema agli indici e ai pollici dello schiacciatore ricevitore sloveno. Buon per noi. Terzo ace dell'Italia, il primo di Simone Giannelli, che adesso torna al servizio. Aspetta Sebule. Il punto numero 12 per la Slovenia sull'errore. Un ace e poi un errore. Ha cercato una variante, quindi non più la battuta flottante, ma ha voluto spin alla sinistra del ricevitore per sorprenderlo, visto che era abbastanza avanzato. Però il nastro e la rete ha respinto questo attacco di Simone Giannelli. Respingiamo questo ora, attenzione. C'è Stern, forte su Balaso. Simone Giannelli offre la palla a Giulio Pinali, la difende ancora la Slovenia. L'attacco di Sebule, ancora un salvataggio con l'attacco di Stern. Cosa aspettiamo? Gli sloveni non aspettano, ragazzi. Gli sloveni giocano copertura, contrattacco, si riaprono. È un gioco che ovviamente deve essere forsennato, deve essere sincopato, ma non puoi rimanere lì a guardare quel pallone che viene ad essere scavalcato da Balaso e il posto 6 la via che aspetta che Balaso ci vada. Si va in due, si chiama quel pallone. Mura aveva lavorato bene, aveva fatto un buon muro di contenimento. Andiamo ragazzi ora, riordiniamoci bene, ricompattiamoci. 3 di vantaggio per la Slovenia, Stern di nuovo al servizio. E la palla se ne va fuori, 11° punto per l'Italia, però questa è una Slovenia più vicina a quella del primo set. Noi Maurizio. Alessandro Micheletto, ripartiamo dal servizio, ma soprattutto anche da tanti attacchi che devono andare giù. Loro recuperano tutto, però
Ma, non è che sono marziani, come sono più esperti. Siamo dentro un'astronave, però sono più esperti. Sono più esperti, sì. Micheletto su Tinernaut. Robert dall'altra parte, l'attacco di Sebul, il muro dell'Italia, copertura da parte di Kovacic, c'è l'altra parte esterna, attacca e difende Simone Giannelli. Ballaso offre questo pallone per Giulio Pinali, l'attacco ancora, sono piazzati benissimo in campo. Robert è il primo tempo di panic. La Slovenia gioca bene perché proprio sembra mangiare ogni spazio, non dà tregua. Sì, noi entriamo nelle traiettorie convenzionali che hanno studiato molto bene, quindi il muro tocca, la difesa difende, dobbiamo fare qualcosa non di straordinario, ma per uscire dal la caratterizzazione di studi che danno poi ai giocatori l'opportunità di mettere bene le mani laddove il nostro attacco arriva. E poi i primi tempi, ragazzi, Daniele Lavia non ce l'ha fatta aiutare su Payen. Daniele Lavia, ricezione, Giannelli spunta, eccolo qua Simone Anzani, l'esperienza di Simone Anzani, 12° punto per l'Italia. Ragazzi, ci siamo perché stiamo lì, eh? Non è che stiamo perdendo 2-7-0, siamo sull'1-1, 14-12 per la Slovenia, assolutamente in corsa. Sveglia, avete sveglia. Notato nel replay, avete guardato bene la velocità d'uscita della la veloce dietro di Anzani? Questa è una strada, bravi. Simone Anzani verso Kovacic, Robert, la pipe, la gioca alta, Sebul. Stanno alzando bene il tiro. Un'altra scelta interessante dopo ottimi primi tempi, l'attenzione va su questi attacchi di seconda linea leggermente spostati per far muovere i piedi di Gianluca Galassi, la quale non riesce a tenere bene questo muro su Payenk. Attenzione ora Payenk dopo l'attacco di proprio lui linea. Un ace e due muri per questo 35enne della Slovenia. Payenk ancora in difficoltà, Giulio Pinali alza questo bagger praticamente in palleggio, Daniele Lavia mette una palla facile nel campo della Slovenia e Stern la mette fuori, però vediamo un po' se chiameranno il challenge. Ma Giuliani se lo gioca, speriamo bene, speriamo bene che questo pallone sia uscito. A parlare ora qua sotto, lo vedete, Gianluca Galassi con Ferdinando De Giorgi, stiamo subendo molto l'attacco anche di seconda linea in questa fase, non solo i primi tempi che ci stanno trafiggendo e finalmente siamo anche affacciati con una buona idea di veloce dietro di Anzani. Ecco, come ti dicevo, abbiamo cambiato, ecco l'occhio di Falco mi terrorizza. Mannaggia. Sempre, infatti la palla è buona. Sterner mette giù il pallone, il punto è per la Slovenia che prova a fuggire via, però questa proiezione l'ombra è ovalizzata, chissà come mai. Certo, addirittura l'occhio di Falco che fa ovalizzata l'ombra, mai capito che roba. Ma io sono assolutamente contrario. Ricorda, Andrea, cos'è l'occhio di Falco rispetto al video check? È una mappatura computerizzata delle traiettorie e del campo che viene monitorato con le linee di fondo campo anche riprese dalle telecamere. Paia che è ancora su Balaso, Daniele Lavia riesce a recuperarla, poi la palla la mette di là Alessandro Micheletto, ma la free ball per la Slovenia. Robert, primo tempo ancora, 17-12, sono 5 di vantaggio, la Slovenia prende, non solo prende coraggio. Dobbiamo chiamare time out, Maurizio, perché qui ci stanno veramente trafiggendo. È troppo. Sembriamo degli spiedini in ricezione che non riusciamo poi a tenere. Payen che è un ottimo battitore, poi di nuovo in decisione. Guardate, non c'è una riorganizzazione nella parte centrale della rete. Con questo giocatore che ci sta veramente facendo male, contrattacco dei primi tempi, con Balaso che cerca di immolarci ma non ci arriva. Farci prendere, adesso stiamo, vogliamo andare a una velocità che non è quella della partita. State lì che volete fare, strappare. Bisogna entrare sulle azioni lunghe, pazienza, giocare con la Molte volte aumentare la velocità, se non si ha la tecnica, ti porta a rischiare di andare fuori strada. Questa è l'indicazione di Ferdinando De Giorgi. Abituiamoci, è figlia della time out precedente, abituiamoci anche a giocare contro il muro, a cercare di non voler strafare. Ma attenzione, non subiamo in ricezione, perché Payen è un ottimo battitore, ma piuttosto teniamo la palla alta al soffitto in mezzo al campo. Payen è lui. E serve su Balaso, Giannelli, la pipe di Alessandro Micheletto,
Mamma mia, rischiando tanto, però la mette sulla riga. Bravo Alessandro, il tredicesimo punto per l'Italia. Ricordiamo, questo è il nuovo ciclo dell'Italia, una nazionale totalmente cambiata. Guarda che pipe, guarda che pipe che ha messo in mezzo alle mani, una palla spettacolare, lì dobbiamo colpire bene. Ora la pipe in ingresso su Micheletto, cerchiamo di portarlo su, che necessita di avere anche più palloni. Maurizio, Giulio Pinelli al servizio, 17-13, aspetta Cosa Mernic e trova un grande ace, Giulietto Pinali, punto numero 14, dai 9 metri, una saetta, secondo ace personale. Questa è una meravigliosa traiettoria trovata da Giulio Pinali, godetevela. Mamma mia, bravo. Beh sì, ha freddato un ricevitore esperto come Tin Hornout. Vediamo se cambierà, andrà nella zona di conflitto ora tra Tin Hornout e Sebul. Giulio Pinali sempre palla molto alta, sempre molto potente su Kovacic, Robert sui 3 metri, l'attacco di Tin Hornout. Bravo, salva Balaso. Balaso. No, Piccinelli dall'altra, scusa, parte, però è entrato Piccinelli, l'attacco da parte di Pinali non passa questa volta. Una pipe che Piccinelli salva ancora, un grande intervento con l'attacco di Daniele Lavia, si diventano con Stern, Tin Hornout, pallonetta, ancora un salvataggio, sempre Daniele Lavia, Giulio Pinali, due passi, l'attacco ancora difeso da Stern, Robert, Tin Hornout e la palla se ne va con Piccinelli che prova fino in fondo, ha fatto 2-3 interventi pazzeschi. Piccinelli, applausi per Piccinelli, è entrato con la giusta predisposizione ad andare a guardare quel pallone ed aiutare i compagni. Secondo intervento difensivo da parte di Piccinelli, che tiene questo pallone con il braccio sinistro puntellandosi con il destro, e poi il muro che non contiene, con quel tocco di Micheletto che può dare ancora l'idea a Piccinelli di provarci. Partiamo da Piccinelli, è questo lo spirito, ma ora teniamo, Veniamo Piccinelli in ricezione, alza questo pallone Micheletto per Daniele Lavia, tutto braccio, una grande palla, bravo Daniele, quindicesimo punto per l'Italia. Siamo a meno 3 e si può assolutamente fare, siamo sull'1-1 e si può assolutamente fare. Andrea, avete visto poi Maier Storovic nella vecchia partita? Libero che è esperto. Avete visto Kovacic che cosa fa quando è in difficoltà? Alta il tabellone, alta, e poi rigiocare, non subiscono. Andiamo su, andiamo su Sebul, andiamo su Sebul ora. Per Daniele Lavia al servizio. Vedo un po' brutto questo servizio, un po' in difficoltà Daniele Lavia. 19-15, la Slovenia adesso a 4 punti. Tin Hornout si prepara al servizio, il capitano della Slovenia. La Slovenia chiaramente molto esperta, giocatori che si sono trovati in tante volte in queste situazioni. Ed è la terza finale, si allunga Alessandro Micheletto, Giannelli, primo tempo di Gianluca Galassi, la palla va giù, il punto numero 16, rispondiamo con il nostro centrale Gigi Grangi. Grangi, complimenti per Gianluca Galassi, questa doppia C che va a colpire alto la parte sinistra di Koza Armenik, che non riesce assolutamente a fermare il centrale azzurro, che ora gioca l'uno contro uno con quel pallone. Energia per te. Eccolo Gianluca Galassi, tira molto forte, Ropret lo aggiusta, il pallone che vola via con Sebul che meno male lo sbaglia, 17° punto Italia. Questo è un UFO, è un oggetto non ben identificato che sta arrivando dal polso di Clement Sebul, metto sotto pressione dall'ottima battuta di Gianluca Galassi, rosicchiamo un punticino, piano piano andiamogli a rosicchiarne un altro, dai ragazzi, su. Gianluca Galassi che chiede il pallone, non arrivava, adesso è arrivato, 19-17, doppio vantaggio per la Slovenia, un 7 per parte, 25-22 per loro, 25-20 per noi, nel secondo parziale di questa finale per dell'Europeo. Gianluca Galassi, la palla scende out, tanti errori al servizio, sono oltre i 10 per l'Italia. 20-17, Slovenia più 3 in questo terzo set, la gara della sofferenza, la più difficile che sta giocando l'Italia, perché certo non è la Slovenia che ha affrontato i nostri azzurri nella... Attenzione a Schetta, Sì, c'è Schetta, chiuso il set, ha chiuso il set Schetta con quel gran lace. Non è la Slovenia che abbiamo affrontato chiaramente nella prima fase, e meno male che Schetta questa volta, dopo l'ace che ci aveva punito, sbaglia, e è il 18° punto per l'Italia. Attenzione, ora c'è Simone Giannelli nel
intanto andare al servizio. Sì, abbiamo due buone opportunità. La prima, ve le ricordate? Palla flottante su Clemence Bull, attenzione all'ingresso di Payen che è in palleggio. La seconda, sempre lì, tirando forte. Simone Giannelli. Palla che scende su Sebul, Ropret il primo tempo di Pajek, ma arriva il muro perché Simone Anzani va in lettura e finalmente lo ferma Pajek. Sulle mani per Anzani. Sulle mani, siamo tutti italiani, ma Suda, finalmente la scelta è: mi gioco l'uno contro uno, vedi che salta con lui? Poi sceglie bene e chiude nella direzione del campo, che è quella di torsione. E ha scelto benissimo l'azzurro. Grande muro, grande monster block. Siamo in vantaggio su muri, sono 8 per Giuliani. L'Italia 4 per la Slovenia. Arriviamo sempre alla fine, non riusciamo a sentire. Arrivano, non è una nostra regia, arriviamo. Non è una nostra produzione. Noi abbiamo un segnale internazionale, ribadiamo. Poi le scelte registiche aspettano ad altri. Noi ora dobbiamo scegliere bene, come ha fatto Simone Anzani, molto bravo, finalmente a opzionare, come il gergo serve, che blocchiamo. Abbiamo fermate. Sì. Vediamo se Ropret riuscirà a ridare un primo tempo, ma tutto passa attraverso l'opportunità di Simone Giannelli di continuare ad attaccare bene. E il servizio è stata l'arma in più nel set precedente, che ci ha dato quello spunto dal 20 in avanti. C'è anche più coraggio. Sì, più opportunità. Esatto. Simone Giannelli, 20-19. Palla che scende, c'è l'ace di Simone, del nostro capitano, il 20 pari, l'Italia è tornata, secondo ace per Simone Giannelli. 20 giusti, 20 di cambiamento, il grande capitano ha il timone in mano e ora cazza la randa e caccia un punto mostruoso alla sinistra di Clemence Bull, punto diretto. Grande Simone, vai splendido capitano, grande attacca. Servizio, sempre a cercare Sebul, 20 pari ancora Simone Giannelli. Palla questa volta morbida su Sebul, Ropret e Pajek. Riporta in vantaggio la Slovenia. Qui Micheletto deve rimanere vicino a Simone Anzani. Allora, abbiamo un opposto che sta giocando male, attacca con basse percentuali, pochi palloni per lui. Quindi rimaniamo bene in attenzione, perché Pajek è un giocatore stupido, se da una parte ti prendi, dall'altra parte poi cambia. Stern, mamma mia, non attaccherà tanto in questa partita, ma guarda che ace che mette giù Stern. Piccinelli deve avere la stessa predisposizione che ha avuto nella parte di difesa, andando a tenere e allargare il cilindro di competenza, essendo anche prima linea. Facciamo fatica. Attenzione, sì, abbiamo Micheletto in prima linea. Sì. Esterna è ancora al servizio, 22-20. Daniele Lavia, Simone Giannelli, il primo tempo di Simone Anzani, Cimura Pajek, 23-20, la Slovenia riprende il largo. Tanto lavoro, non dico per niente, però insomma la Slovenia è tornata a comandare. Simone Giannelli non sta giocando, pallone con Micheletto da posto 2, che hanno fornito ottimi punti di riferimento per non solo il cambio palla ma anche la fase punto nella partita che abbiamo vinto e visto ieri insieme, amici telespettatori. Qui la scelta di andare nell'uno contro uno premia l'opportunità di vedere come centrale avversario. Ha girato bene le mani sulla direzione di Anzani. C'è un challenge però, aspettiamo. Sì, l'ha chiesto Anzani della serie, giocatelo, vediamo un po' se c'è stata l'invasione. Tanto. Penso sia stato il pallone, perché rivediamolo, eccolo qui. Ha proprio andato sulla rete. Scusa un attimo. No, l'ha murato bene con la mano destra. Ha murato. Perché Pajek sa che ha Ropret alla destra, che è un pareggiatore che non aiuta, e quindi si è buttato tutto verso il suo palleggiatore, sì, alla sua destra con la mano destra, murato Anzani. Si sono anche parlati. È tornato Balasio in ricezione su Piccinelli. Mamma mia. E si prende subito una pallonata in faccia, 24-20, un grande servizio ancora della Slovenia. Il secondo ace di Stern li ha fatti solo adesso, 4 set point per la squadra di Giuliani. Altra zona di conflitto con la coppia Lavia e Balasio, che non trovano la strada giusta per la comunicazione, per andare a chiudere queste due porte scorrevoli, per mettere in protezione Lavia, la spalla destra alta, Balasio, la spalla sinistra alta, su questa ottima battuta di Stern. Caspita, hanno accelerato, hanno sterzato e ci hanno veramente sorpassato.
Castaglia, che era intanto entrato in campo con Stern di nuovo al servizio, con Daniele Vavia, ma sta servendo veramente bene. Balaso per Alessandro Micheletto, che tira una palla difficilissima, la sbagliamo e ritorniamo un po' nel tunnel. 25-20, l'Italia è sotto sulla Slovenia. Sì, abbiamo ovviamente organizzato molto bene la parte di compostezza ritrovando il nostro servizio, poi alla fine siamo ritrovati a forzare, ma soprattutto non riusciamo a sistemare il problema a primi tempi e ricezione. Ce ne andiamo in pubblicità, poi studio e poi di nuovo qui alla Katowice. Crediamoci sempre, finale. Ragazzi. Crediamoci. Non vogliamo mai. Super Spikey, dai ragazzi, su! C'è Micheletto e... pronto ad andare al servizio. L'Italia ha subito 25-20 nel terzo set e è avanti la Slovenia in questa finale. Alessandro Micheletto, primo pallone, lo gioca su Tino Arnauto e Robert lo deve rincorrere. Fuori dal campo l'attacco di Sebul, però c'è Balaso in protezione, Giannelli per Daniele Lavia, il salvataggio ancora, sempre il solito Kovacic, l'attacco di Sebul in lungo linea, però c'è Alessandro Micheletto, la pipe di Alessandro Micheletto, è una grande azione dell'Italia, il primo punto è per noi. Dobbiamo ritrovare sicuramente Alessandro Micheletto, che fa fatica e quindi magari ha non solo la pipe, che ha una buona situazione, ma anche palle dietro in posto 2, sfruttando il fatto di essere mancino, che crea difficoltà al posizionamento del muro, e poi soprattutto a recuperare Giulio Pinali, che fa veramente fatica. Il peggior set dell'europeo l'ha giocato e quindi buon per lui. Alessandro Micheletto palla sul nastro e poi su Sebul. Robert, il primo tempo di panico, lo deve appoggiare ma lo salva Daniele Lavia, palla alta per Giulio Pinali, non lo mette giù, c'è Stern in traiettoria, Robert per nuovo per Stern, attacco di Stern che ha servito benissimo nell'ultimo parziale. Daniele Lavia può tirare tutto braccio, ancora Balaso a salvare un grande pallone, Giulio Pinali lo deve tirare giù e invece arriva il muro. Su questo non puoi fare nulla, sono stati bravi loro, perché ha un muro così profondo sulla riga e dici bravi, io ho attaccato alto, e la dimostrazione è che la palla è andata sul settimo metro. Bene anche Balaso, che è entrato con un nuovo spirito, guardate questa palla dove è finita. Cerchiamo soprattutto ora di non perdere quella caratteristica di sfrontatezza per tenere ora soprattutto in rice. Di nuovo con Balaso che deve volare, Giannelli palla alta, il Daniele Lavia la tirata su, ancora quella palla con Sterna che va in diagonale, Simone Giannelli la salva, Balaso, Daniele Lavia. È una Slovenia che al di là della grande tecnica, quello che ti pare, va bene tutto e c'è sempre lì a proteggere ogni situazione. Bravi, stanno giocando bene. Questa nuova scuola che sui contrattacchi ti fa rimanere fermo e cerchi di usare un passo di rincorsa e tirare tutto braccio, questa non è l'azione precedente, ti dà la possibilità di percepire che questa è un'azione, vediamo se è legale. Secondo me è caduta per terra, ragazzi, ha preso l'indice, il pollice, ma anche il pavimento, andava chiesto comunque un floor touch su questa azione, però non è stato chiesto. No. Stern, attenzione, due ace nel set precedente, primo tempo che gioca Simone Anzani, recuperano tutto, Tino Arnaut in palleggio, Sebul attacca una grande palla e Slovenia che adesso va avanti 3-1 in questo quarto set, avanti anche nel punteggio. Ci dedica anche a una grandissima azione che puntualmente non vediamo, grazie alla regia. Ha fatto qualcosa di unico, di straordinario Tino Arnaut, finta d'attacco di pipe e palla precisa che va contro tendenza. Va tutto bene per... andiamo da De Giorgi. Bene chiamare time out immediatamente per arginare queste situazioni che ci creano difficoltà. Rivediamo finalmente, grazie alla regia, questa ottima azione. Tre azzurri su questo attacco spettacolare. Avete visto il braccio alto di Tino Arnaut? Sembrava proprio che schiacciasse il pallone e quindi apre la mano su Clement Sebul a muro a zero. Teniamo in ricezione ora. Stern, 3-1 per la Slovenia. Ancora su Daniele Lavia, Simone Giannelli aggiusta il pallone proprio per Daniele Lavia, attacca tutto braccio, ancora Sebul, ancora Kovacic con Sebul che si volta su se stesso, però da una palla che protegge Simone Giannelli, Balaso per Giulio Pinali, ma la palla non va giù, c'è ancora Kovacic, Robert, primo tempo di Paniek.
il punto numero 4 per la Slovenia. Non riusciamo a chiudere i palloni per terra, non riusciamo a contrattaccare, non riusciamo ad avere un buon cambio palla. L'attacco è in caduta libera. Qualche indicazione interessante sui primi tempi di Galassi. Buona l'idea di ogni tanto giocare veloce dietro con Anzani, ma Yuri, c'è un cambio importante. Sì, Yuri Romanò, 24 anni come Giulio Pinali, ha avuto già l'opportunità di esordire a questo europeo, torna in campo in un momento difficile di Giulio Pinali. Esterne, se ne va al servizio, si deve allungare Micheletto, Giannelli per Yuri Romanò, e il primo pallone lo attacca lui e trova il secondo punto per l'Italia. Abbiamo bisogno di mettere giù il pallone. Speriamo che Simone poi anche inizi a giocare con Micheletto, che essendo mancino ora possiamo cambiare musica. Certo. L'indicazione che abbiamo dato è che sui tiro mancino ci sono tanti testi sui quali poter ovviamente cambiare la musica in campo. Ne abbiamo due di mancini, usiamoli. 4-2, posto 2. Simone Anzani con Tino Ornaut, Robert per Sebul. Le mani del nostro muro, il punto numero 5, un grande attacco di Sebul. Non alti ma invadenti, Maurizio, perché sennò rischiamo di prendere, rivediamo. Vedi come va su troppo in alto Romanò, e quindi diventa un obiettivo su questo pallone che Sebul aveva tirato contro il tabellone in fondo, dritto in fondo. Per dritto. Sì, proprio dichiaratamente alto sulle mani. Sebul, 3 di vantaggio, ancora un grande servizio su Yuri Romanò, servito da Daniele Lavia. Yuri Romanò a tutto braccio, bravo Yuri, il mancino, il terzo punto per l'Italia. Già il fatto che attacchi un mancino crea un disagio nel posizionamento del muro, e quindi ottima occasione, ma soprattutto com'è entrato? A tutto braccio, sì, alto, forte, non dico freddo, spensierato, sfrontato, così, super così, caldo, e ora così. Tutta l'energia dei 9 metri per voi. Yuri Romanò e si ferma lì sulla rete, il punto numero 6 per la Slovenia. Abbiamo sbagliato, stiamo sbagliando tantissimo al servizio, troppo, quello che non abbiamo fatto per tutto l'europeo. È una nazionale giovane quella di Fefè, De Giorgi, è un ciclo nuovo, però c'è una finale, è una grande opportunità contro questi esperti sloveni. Per la terza volta nella loro storia sono in finale. Pajek addosso a Micheletto, Simone Giannelli deve fare due passi indietro, Daniele Lavia attacca su Pagnica, ma recuperano ancora. Sterne attacca lui, la palla recupera da Simone Giannelli, Fabio Balasio, il bagno è rovesciato per Daniele Lavia, l'attacco è ancora gestito perché in fondo al campo c'è Sebul, palla rimessa di là, si salva Micheletto, Giannelli per Yuri Romanò, ancora Yuri Romanò, prendono anche questa, anzi no, Yuri Romanò fa anche rima, il punto numero 4 per l'Italia. È entrato, bravo Yuri, 3 punti in combattimento aereo. Yuri Romanò, fantastica azione, soprattutto guardate che traiettoria, crea problemi non solo a Tino Ornaut ma anche a Ster, che comunque era andato su quel pallone. Sì, Danno bene. Su tutti i palloni. Sì, abbiamo bisogno di tutti pronti. Daniele Lavia, anche Ricci, 6 a 4, palla corta addosso a Casamernic, l'attacco non passa perché c'è il tocco del muro, poi quello di Balaso, Giannelli palla alta, l'attacco di Micheletto, grande Michi, il quinto punto per l'Italia, e siamo lì adesso, aggrediamo. Hai visto la palla di Simone Giannelli? Abbiamo Ropret che è un punto di riferimento, un punto sensibile, riguardiamola, guarda l'ampiezza, guarda l'altezza, e è subito frustata, che toglie respiro a Ropret. Grande azione da parte di Micheletto, deve rientrare in campo Micheletto, farsi sentire. Daniele Lavia ancora appoggiato il pallone, sempre su Sebul, primo tempo di Casamernic, questa volta difendiamo bene muro, poi Balaso, ancora Yuri Romanò e il mani fuori, ancora un punto Yuri, il punto per l'Italia, il 6 pari, abbiamo ripreso la Slovenia e qui dobbiamo spingere fino in fondo, avendo Micheletto che è lì in posto 4 per una buona super. Il centrale non sa che pesci pigliare, due punti di riferimento importanti in questa linea, Ropre da attaccare, e ora Romanò nell'uno contro uno, bravo, si sbarazza di Tino Ornaut. Che molto bravo, bene, che bravo Yuri. Daniele Lavia, la palla se ne va, settimo punto per la Slovenia, ripassa avanti all'Italia. Avrei gradito una palla flottante indirizzata su Sebul per farlo muovere, anche se Tino Ornaut è un giocatore di prima linea, è un giocatore in grado di poter ricevere e trovare tempo e spazio per poter contrattaccare al meglio. Arriva l'errore e l'opportunità per Ropretore di attaccarci dai 9 metri. Pronto il regista,
della Slovenia sul 7-6 a servire questo pallone, una palla molto alta. Guarda che esce. Secondo ace di Gregor Ropret, è il doppio vantaggio per la Slovenia. Sono segnali questi, perché il cilindro di competenza del ricevitore si restringe sempre di più, e questo succede quando ovviamente non c'è tranquillità. Questa è una palla che era di Micheletto, assolutamente. Prima si pensa alla ricezione, si aiuta la squadra con presenza e poi si pensa alla rincorsa e all'attacco. Perdiamo un punto, ma quanti ne abbiamo persi strada facendo? Proppi. Ricezione. Ropret sbaglia. Settimo punto per l'Italia, non va in serie Robert, e torniamo con Giulio Galassi adesso. Gianluca Galassi a servire. Siamo indietro di 3 punti, dobbiamo 4 punti, quindi dobbiamo recuperare soprattutto al servizio. Andiamo Gianluca, su, contiamo su di te. La palla se ne va fuori, nono punto, continuiamo a fare errori dalla battuta. Chiaro che non avere la continuità crea poi con una squadra che insomma concedi tanto alla Slovenia, e diventa tutto più facile per loro. Stiamo anche battendo secondo me con poche idee. Questa palla proprio di Gianluca Galassi non mi è piaciuta per nulla. Attenzione a Tiron out, si abbassa Balaso, la palla se ne va fuori. Due errori anche per lui, l'ottavo punto. Ci tengono a galla con questi errori, questo doppio errore. Quindi siamo noi ora che possiamo tranquillamente accelerare, come è stato fatto nel set precedente. Simone Giannelli, 2 punti diretti, 1.5 punti. Ora il nostro capitano riceve il pallone da raccatapalle, prende bene le distanze, e ora da lui può partire qualcosa di molto interessante. 9-8 Slovenia. Andiamo. Con Simone Giannelli al servizio. Scende su Cosa Mernic. Sebul, bravo, difende molto bene. Daniele Lavia, Giannelli per Micheletto, l'attacco di Micheletto, prendono anche questo. Simone Anzani, Simone Giannelli, Iuri Romanò e ancora Iuri. Il punto numero 9 per l'Italia, siamo di nuovo in parità. Dai ragazzi, dai ragazzi. Sta funzionando l'attacco di posto 2 con i giocatori mancini. Sta funzionando Iuri Romanò, perché alza, arma il braccio e attacca bene sulle diagonali. Sulle diagonali invece raddoppiano su Micheletto. Due giocatori tendono bene questi ragazzi sloveni. Sì, 9 pari. 25-22 per la Slovenia, 25-20 per l'Italia, 25-20 per la Slovenia, che adesso avanti in questa finale per loro. La Polonia che si è presa il bronzo. Simone Giannelli, una palla corta, la recuperano con Sebul, che non credo sia passato, era una palla che non era passata. Continuiamo a giocare, ancora salvataggio con Micheletto che non può attaccare, la rimette di là. Tinornaut dall'altra parte, l'attacco di Sebul, il muro, prendono anche questa con la spalla. Tinornaut, ancora Sebul. 10-9 per la Slovenia. Non ci fermiamo. No, non ci dobbiamo fermare, dai. Non ci fermiamo, perché Ferdinando De Giorgi avrebbe dovuto interrompere richiedendo il check, quindi interrompere l'azione. E l'azione comunque che continua. Questo net non riusciamo a valutarlo bene. Ancora abilità da parte di un giocatore esperto che lavora sulla mano destra, avambraccio destro di Iuri. Con questo mani fuori che si porta sul 10-9 la Slovenia. Cosa Mernic. 10-9 per Slovenia, palla corta, troppo corta, 10 pari. Vedi che anche loro ci concedono tanto, perché sono 3 errori al servizio nel giro di pochissimo. Sì, dobbiamo sfruttare. Sbagliano meno il servizio rispetto ai nostri e fanno anche più punti in ricezione che noi subiamo. Quindi sì, vabbè, ma ci sono tanti discorsi da fare. Però adesso pensiamo a Alessandro Micheletto sui 10 pari in questo quarto set di questa finale europea. Se ne va fuori il servizio di Alessandro Micheletto. Giornata difficile con l'11° punto per la Slovenia. Attenzione, perché ora la Slovenia mette carico pesante, perché gioca Stern. Stern è venuto fuori nel set precedente. Due ace e torna al servizio. Nastro per Balaso. Simone Giannelli. E ci pensa grande ancora Iuri Romanò. Bravo Iuri, bravo veramente, tanti punti giù, 6 punti per lui, 100% in attacco, non ha sbagliato nulla. Ed ora ha trovato anche la spensieratezza, la spavalderia, la sfrontatezza, mi piacciono queste S sulla parallela. Rischia tanto, però gli è andata bene sulle mani di Sebul. E ci vuole anche questo tipo, no, di attitudine ad attaccare quel pallone forte. Simone Anzani, 11 pari, scende su Tinornaut.
primo tempo questa volta è difeso dall'Italia. Micheletto per Iuri Romanò, ancora un attacco, ancora una protezione di Giannelli sul Daniele Lavia e ci prendiamo un muro dritto per dritto, va a murare, guarda un po' chi, Robert, il regista della Slovenia. Tutto nasce da una bagra d'alzata di Gianluca Galassi, che è arrivato sui tre metri e costringe comunque Lavia, che già ha un problema di rincorsa con un solo passo, a retrocedere e a piazzare una palla, invece di piazzarla lunga sulla diagonale, cerca una parallela ma trova proprio le mani di un palleggiatore che era lì fermo e ringrazia. Tranquillo. Sì. Cebulla, forte, nastro e poi Balaso. Simone Giannelli sceglie la pipe di Alessandro Micheletto, prendono anche questa. Sì. Cebulla, sempre pronti in ogni posizione, ancora Gianluca Galassi, questa volta è pronto profonda. E il dodicesimo punto, bisogna soffrire. Cebul è entrato sulla traiettoria di Micheletto chiudendo l'angolo, comunque una difesa pazzesca e poi ottima l'idea di contrattaccare alto sulle mani. Cebul era lì anche su questo pallone. Prendiamo esempio da questo giocatore che, pur subendo ricezione, cerca di compensare nella parte di difesa. Iuri Romanò e la palla va via. Tredicesimo punto per la Slovenia, sbagliamo, lui è un opposto, deve tirare forte, sbaglia la battuta, però lancio difficoltoso per lui, se l'è trovato completamente alla sua sinistra, quindi ha provato a ritrovare il colpo, era già partito col braccio veloce, palla scagliata via un paio di metri fuori dalla riga di fondo campo. C'è panic. Ora cerchiamo di non fargli scatenare il panico, perché ce l'ha già creato. Balaso e Micheletto che in baga deve cercare Daniele Lavia, che gioca di precisione perché vede che in diagonale non c'è nessuno, comunque può essere in ritardo Pagna che gioca lì. Bravo, grande scelta, una scelta coraggiosa, coraggiosissima da parte di questo giocatore, che comunque ha avuto un momento di difficoltà come gli altri schiacciatori nel terzo set, ma ora si riprende bene aspettando e lavorando bene questo cut shot, per prendere un termine che arriva dal mondo del beach. Daniele Lavia, lui a servire, la palla che scende su Cosa Mernic. Attacco da parte di Stern, il pallone se ne va fuori, il punto per l'Italia. Meno male che Stern ha scelto la parallela, è arrivato un errore importante che ci dà una buona boccata d'ossigeno. E mi sa che si chiede il challenge, sì, vuole il challenge sulla mano di Micheletto, che non penso che ci sia stata. Vediamo un po', va. Vediamo. Meno male, perché meno male, sì. Anche qui, diciamo che la Slovenia sta facendo una grande partita. Guardate Galassi in grande difficoltà nella traslocazione, una palla obbligata questa. Lì dobbiamo mettere comunque un buon muro coeso. Poi vediamo lo schiacciatore dove tira. Stiamo soffrendo molto nella fase anche di posizionamento muro. La partita più difficile, d'altronde è una finale. La finale per loro, 14 per l'Italia, 13 per la Slovenia. Slovenia che è avanti 2-1 in questa serata di Katowice. Daniele Lavia. E c'è l'ace per l'Italia, 15-13, doppio vantaggio per la nostra nazionale, la palla è giù. Un punticino alla volta, credendo su noi stessi e soprattutto sulle nostre opportunità che ci stiamo creando, che sprechiamo. Forza ragazzi, sappiamo farle le cose. Però vediamo l'occhio di Falco, la palla è buona. Va bene così, andiamo. Bene, ci siamo giocati i due challenge, quindi Giuliani non ne ha più. Non ne ha più in questo set, doppio vantaggio per l'Italia, primo ace per Daniele Lavia. Ora ragazzi, continuiamo ad attaccare bene, dai, può venire qualcosa di interessante se continuiamo a battere come nel secondo set e a murare come nel secondo set. Daniele Lavia. Andiamo. Appoggiato questo pallone, il secondo ace personale per Daniele Lavia, il 16... 13 per l'Italia, 3 di vantaggio. Se noi abbiamo una zona di conflitto tra Balaso e gli schiacciatori, anche loro hanno un problema tra i due schiacciatori. Vedete la spalla di Cebul che non va ad alzarsi, la sinistra, bagra vassoio, retro impostato, palla che se ne va via e noi festeggiamo con Lavia. Lavia è questa, seguiamola Giuliani per voi. È possibile? Più presenti, ma è possibile anche attaccare le zone che conosciamo bene
che ci possono portare punti importanti. Vi ricordate Simone Giannelli nel set precedente, che comunque abbiamo perso grazie a lui, grazie alla sua battuta proprio su Sebul, ha dato questo tipo di impulso. Bravo Daniele Lavie ora a trovare la via giusta, senza errore ora dopo un time out, Dani? Due ace per Daniele Lavie in questo set, 3 di vantaggio per l'Italia che è davanti in questo quarto set. Italia che deve recuperare e non dobbiamo pensare al punteggio, pensare solo alle cose che dobbiamo fare in campo. Daniele Lavie ancora, un altro guarda il terzo ace di Daniele Lavie, 17° punto, terzo ace per lui, 17 punti per Daniele Lavie. Grande, l'abbiamo chiesto, l'abbiamo implorato, l'abbiamo suggerito e ce l'abbiamo noi. Daniele Lavie su una buona palla piazzata che crea problemi allo spostamento di Sebul, inchiodato a terra da questa ottima battuta dell'azzurro. Cambio ora importante, sì, c'è Klobuchar che è un libero proprio, usato come schiacciatore ricevitore, sì. A proteggere la ricezione lì dietro, 17 per l'Italia, 13 per la Slovenia. Eccolo qui inquadrato al posto di Sebul con Daniele Lavie pronto a servire. Ancora, questa volta sbaglia il punto per numero 14 per la Slovenia, però ha fatto un grande lavoro Daniele Lavie. Concordo con te, però c'è un problema. Ok, abbiamo Klobuchar, non dobbiamo risolvere il problema sbagliando, continuiamo a battere lì, cazzo, mai cambiamo. Infatti lui ha voluto cercare la parte sinistra di Tine, batti magari corto su Klobuchar e facciamo in modo che facciano loro cambio palla. Sì, attenzione a Gregor Robert. Palla che va fuori, hai visto come ha preso il giro, scesa fuori, ma meno male, 18° punto per l'Italia in questo quarto set, 4 di vantaggio, sì, molto della bene. Nostra nazionale. Adesso c'è Gianluca Galassi, stiamo litigando, abbiamo litigato un po' troppo con il servizio, però bravo Daniele Lavie. Tiriamo la monetina? Tiriamo la monetina. Vediamo cosa succede. Vabbè. Galassi appoggia sul Klobuchar. L'attacco di Tino Hornaut addosso al Simone Giannelli, diagonale, prende in pieno il nostro capitano, 15° punto per la Slovenia. Scappiamo via Moore, non riusciamo ad essere precisi nell'affrontare questo schiacciatore. Vedete Anzani che scorre, Micheletto che scorre, Giannelli che ha l'opportunità di andare a metterci una pezza con quelle due mani. Però hai visto che cosa ha prodotto la battuta su Klobuchar? Invece dell'errore è battuta lì e continuiamo ad aver pazienza. Tine Hornaut, Balaso, Giannelli, il primo tempo che gioca Simone Anzani, profondo sul tentativo di Tine Hornaut salvare, ma non salva nulla Tine, il 19° punto per l'Italia. Manteniamo i 4 punti. Grande partita in attacco da parte di Simone Anzani, che questa volta va a pungere il tentativo anche di assistenza. A parte di Sebul che non può arrivare per la velocità di esecuzione del nostro centrale azzurro che sforacchia Kozarmenik. Vai Simo. Simone Giannelli. Vediamo la risposta con Robert. Attacco di Tom Cistern. Arriva anche l'attacco. Lui che in attacco in questa giornata non ha giocato benissimo. Percentuali molto basse. Però servito molto bene. Sì, molto bravo. Qui Micheletto butta subito le mani sulla diagonale, però non invadendo, e aspetta, si riporta dentro sopra dall'interna, un gran colpo d'attacco di Stern. E torna Schett invece al servizio, un esse che ha chiuso un set, poi un errore, adesso torna a servire. Alberto Giuliani sa che può utilizzarlo alla battuta, è uno dei suoi fondamentali importanti. Quindi non subiamo, no. Palla alta a centro della rete, che abbiamo due mancini, uno in posto 4 e uno in posto 2, postiamo quello che vogliamo, su Schett. Verso Alessandro Micheletto, Simone Giannelli, la pipe di Daniele Lavie, molto bene, sbilanciamo la Slovenia, la palla tocca il muro, se ne va, 20° punto, 18° per Danielino Lavie. Abbiamo due finte, quella del centrale e quella di Micheletto, creiamo una via sulla difficoltà di Pink nella valutazione di questa palla di seconda linea che viene attaccata perfettamente, sporcata bene. Non sporchiamo ora, arrivato a un errore, attacchiamo bene il campo avversario. Tira Alessandro Micheletto, sì, a tutto braccio e lo sbaglia. È una serata difficile anche per Alessandro, sì. Micheletto, tranquilli, abbiamo tempo, ora dobbiamo concentrarci sui cambi palla. Teniamo il cambio palla perché sta arrivando un cliente molto scomodo e quindi a maggior ragione ora andiamo su quei palloni. Balaso e Lavie. C'è una Stern.
Parla sul nastro, possiamo ricostruire con Balaso, Giannelli, spunta Simone, spunta l'altro Simone ed è Simone Anzani a darci il 21esimo punto, il corridoio verso il set. Imprevedibilità, cambiamento, sagacia e questo a veloce dietro è una sentenza, se ne va via Sebul sulla palla di Yuri Romarò. Se lo ricordavano dalla rotazione precedente, il nostro mancino opposto e quindi uno contro uno e diventa una sentenza. Ecco, vai Anza. Eccolo qua Simone Anzani. Appoggia verso di Nornaut, Robert. Il muro della nostra nazionale con il... No, il punto è stato un'invasione, eh? Fischiato un'invasione. Penso che sia l'invasione di Lavia, perché il muro è stato quello di Galassi che ha chiuso bene lo spazio tra la rete, le mani di Lavia e rovina tutto, purtroppo per noi, Danielino, andando a franare in rete. Eccolo lì. Perché Galassi era stato pulito nel suo muro. Sì. Attenzione a Sebolla, forte su Micheletto. Simone Giannelli, primo tempo appoggiato da parte di Galassi, si salvano ancora con Sebul che tira la palla. È fuori. No, Marta, c'è stato chi è il tocco. Toccata? C'è stato il tocco purtroppo. 19esimo punto per la formazione della Slovenia, 21 per l'Italia, siamo avanti di U2. E rivediamo questa palla molto bassa per Gianluca Galassi che viene gestita perfettamente da Tino Ornaut. E poi la pipe di Sebul trova quel mignolino. Di Yuri Pefè, sentiamolo. Side out, cambio palla. Coraggio, pensare coraggio. A quello. Ne abbiamo concesso uno per una palla di veloce non precisissima, abbastanza bassa, che ha generato un ingresso di un tuffo pazzesco da parte di Tino Ornaut, che ha defibrillato quel pallone tenendolo in vita per andare poi a ricostruirlo con un contrattacco. E sta funzionando ora per gli sloveni. Non subiamo questa rotazione. No, assolutamente no. 21 per l'Italia, 19 per la Slovenia. Sebul è pronto a servire. Clement Sebul. Bravo. Su Daniele Lavia. Giannelli, il primo tempo di Gianluca Galassi lo tira fuori. Il 20esimo punto per la Slovenia, non possiamo permetterci questi errori ragazzi. Arriva Ricci, eccolo qua, Fabio Ricci, centrale di Perugia, al posto di Gianluca Galassi in questo finale di secondo set, di quarto set. Sì, sovraccarico nella parte centrale della rete, ha lasciato Yuri Romarò per due rotazioni senza palloni. Simone Giannelli, ora attenzione. C'è sempre Sebul. Sì. Balaso, Simone Giannelli, Daniele Lavia, salvano con Sebul, Kovacic, Tino Ornaut dall'esterno, il muro dell'Italia con Fabio Ricci, appena entrato, il punto numero 22, bravo Fabio, perché non è facile entrare così e mettere giù questo muro. Situazione spinosa, risolta perfettamente da Balaso in accosciata, molto bravo Fabio questa volta ad andare ad aiutare, lo rivediamo, e poi... La mano sinistra precisa affianca Yuri ed è un monster block importantissimo per tenerci l'urlo. Ossigenati. L'urlo di Yuri Romanò serve in diagonale su Tino Ornaut al primo tempo di parte. Balaso! Salva con Daniele Lavia che piazza sul... C'è l'invasione da parte della Slovenia, 23 a 23 di vantaggio per la nostra nazionale in questo quarto set. Meno male, bene così. Ragazzi, Balaso, che difesa che ha preso! Pazzesco. Sul primo tempo di Pajek, festa Silvelle, suonano le campane. Balaso difeso primo tempo e contrattacco. Veramente. E rovinosamente finalmente in rete. Senza anche respiro. Per noi, finalmente. Senza respiro. Un punto per noi, ma. Senza respiro, una sofferenza la partita. Sofferta, sentiamo. Poi c'è Paio in battuta. Giuliani. Ti dico già che metto sale a muro, quindi bisogna palleggiare con 6. Quindi palleggiare preciso, quindi avere più opportunità di attaccare bene la palla alla rete. Ottima la situazione che deriva da una grandissima voglia di sacrificio da parte di Fabio Balaso, che ci dà poi l'opportunità, grazie anche finalmente a un'invasione da parte ogni tanto della Slovenia, che ci dà un punto importante. Sono stati quasi perfetti, cioè oltre a recuperare tutto, pochi falli. Yuri Romanò ancora, vedete Giorgi al suo primo incarico in nazionale, arrivato da pochissimo, da un mese e mezzo. Yuri Romanò pronto a servire. Botto di Yuri Romanò! Sì!
4-20, grande Iuri, grande Iuri, il suo primo ace. Il 4 set point per andare al tie break. I genitori di Iuri sono vicino ai genitori di Anzani, e sulle mani anche per Iuri, che va a attaccare con uno slice meraviglioso. La zona guarda un po' di chi? Di Sebul, che è lì. Va bene, attacchiamolo. Va bene. 4 set point per andare al tie break. Iuri rimane ancora. Ancora una bomba con Robert Tinornaut. Balazzo! Difende Balazzo con il tocco di Daniele Lavia. Daniele Lavia ci porta al tie break, ci porta al tie break. Bravi ragazzi. Fermi tutti, fermi tutti, però, fermi tutti, fermi tutti. Questo è la gioia, ma c'è un challenge perché è stata fischiata un'invasione dal secondo arbitro Maria Rodriguez. La palla comunque è andata a terra. La palla è andata a terra. Io vorrei sapere però il primo arbitro che cosa ha fischiato. Se la palla è a terra, la palla è a terra. Che caspita, Giannelli ha ragione. Calma, calma, aspettiamo un attimo. No Mauri, perché se non c'è l'invasione da ripetuta. È stata chiamata immediatamente questa azione di challenge da parte di Giuliani, giustamente sulla richiesta di Payen, che dice: io non ho fatto invasione. La Via ha messo un pallonetto spettacolare dopo questa azione meravigliosa. No, è stato molto intelligente, con freddezza, a metterla sopra a tutti i giocatori della Slovenia. Aspettiamo. Fefe. Anche lui sta cercando di stemperare un po' la tensione dentro, c'è il fuoco sacro, un vulcano, sì, vediamo un po'. Vediamo un po'. Ecco la toccata! C'è l'invasione, c'è il fallo. Ce ne andiamo al tie break. Brava ce ne andiamo signora. Al tie break. Brava Maria! Ce ne andiamo al tie break. La bella Maria. Italia è tornata, ci giochiamo tutto al tie break. Flash velocissimo e poi ce ne andiamo in studio. Va bene tutto così, abbiamo trovato la chiave giusta. Romarò è entrato, ha attaccato bene. Posto 2, Mancini. Mancini. Bravo Iuri, i Mancini. Ce ne andiamo in studio e poi di nuovo per il tie break. Spike it forever ragazzi, sempre. Si riparte questo tie break con Stern, il primo pallone trova subito il primo ace, 2-2, il tie break deciderà questo oro europeo. Andrea, parte subito forte Stern, che non ha fatto praticamente nulla al servizio. Non dobbiamo fare l'errore dopo aver vinto il secondo set, non siamo entrati con la stessa temperatura, lo stesso ritmo, e abbiamo subito soprattutto nella fase di ricezione. Non subiamo, il tie break è corto, andiamo su, verticalizziamo bene, non facciamo. Stern, ancora lui, Daniele Lavia, Balazzo lo serve, Daniele Lavia parca un pallone su Kovacic, Sebul, il muro dell'Italia e poi ancora un muro con Kovacic che va a recuperare una palla molto alta con guarda dove la mette Sebul. 2-0 per la Slovenia, che parte molto forte in questo tie break. Non dobbiamo guardare e girare della serie, perché non ci sei andato? Cerchiamo invece di essere molto più precisi, abbiamo poche opportunità, la composizione del muro è importante su questo attacco. Romarò va a chiudersi troppo sulla parallela con la palla corta di un metro, guardate dove va a attaccare Sebul, una palla morbida con Balazzo che va dalla parte opposta e regaliamo un buon punto. Ancora Tonchester, ancora un grande servizio con Robert e la mette giù Pajenk, 3-0, Slovenia che parte spietata in questo tie break e noi ce li guardiamo troppo. Ricci, però hai guardato la partita quando eri in panchina? Ti sei reso conto che ci sono delle scelte da fare? Arriva troppo in ritardo su quest'angolo la scelta di lettura da parte di Ricci, con Pajenk che trova un angolo che ci sentenzia e ci fa male. Siamo partiti con il piede sbagliato. Fefe, per voi la zona da proteggere è quella lì. Io proteggiamo questa parte di se tira forte, vediamo, e se c'è fretta giochiamo sul muro, andiamo ragazzi, andiamo, abbiamo un'opportunità in più che è quella di giocarsi un tie break. Più di questo non possiamo chiedere ai nostri ragazzi, però si devono ora rendere conto che sono a un passo da un sogno e non dobbiamo limitare e ritornare ad essere veramente il tormentone, spensierati, spavaldi, ma soprattutto ora seri, concreti, per evitare
di subire altre situazioni da questo giocatore che ci crea difficoltà in ricezione. Ancora Stern, ancora forte su Micheletto. Simone Giannelli prova a mettere un po' d'ordine. Daniele Lavia gioca sul muro, ma tira una bomba con Robret, ancora Pajek. Il pallone torna nel campo della formazione della Slovenia con Sebul sopra il muro. Lo difendiamo però Simone Giannelli. L'attacco di Iuri Romano. Bravo Iuri con il mancino, il primo punto per l'Italia di questo tie break. Voleva questa palla dietro, Simone, abbi fiducia dei nostri mancini. Gioca sulle mani, un gran colpo d'attacco su Sebul. Iuri, grande colpo, grande scelta per lui. Bravo Simone, andiamo. 7 ora. 7 punti, un ace per Iuri Romano, subentrato in questa finale. Ancora forte. Punto! La palla va giù, c'è l'ace, il suo secondo. Il punto per l'Italia, numero 2, i 9 per Iuri Romano. L'Italia di nuovo lì. Direttamente da Bergamo, questo ragazzo davanti ai suoi genitori, davanti a due ricevitori esperti, dove va? Nella zona di conflitto. Grande punto di riferimento, grande punto per Iuri. Iuri Romano, ancora lui, ancora bomba su Kovacic, Robert su Temeti, l'attacco di Sebul. Andiamo bene con il muro, con Giannelli che prova a offrire questa palla. Ancora Iuri Romano, ancora lui, questa parallela interna, il tre pari per l'Italia. Siamo di nuovo nel match, nel sfrontato, tie break. Spietato, un'altra S, che parallela che tira! Incredibile entrata da parte di questo ragazzo, strafottente dal punto di vista tecnico, un colpo mostruoso. Iuri, energia per te dai 9 metri. Ancora Iuri Romano. Gioca una palla diversa, una palla corta, la sbaglia, il 4-3, però insomma siamo tornati dopo essere partiti malissimo. Va bene così, ha fatto di tutto e di più, ora si deve concentrare nella fase di attacco dalla seconda linea. Dobbiamo difenderci Donato, grande battitore. Sì, c'è Sebul. Sebul. Palla molto alta. Simone Giannelli su 3 metri, palla alta ancora per Iuri Romano, che non sbaglia. Grande Iuri, punto numero 4. Ancora il nostro opposto, abbiamo due opposti di 24 anni, lui è nato a Monza nel 97. Abbiamo il tiro mancino in campo, è cambiata la musica, andiamo ora su le mani di giocatore esperto, però alto. Gran palla da parte di Iuri, con quella parallela ha aspirato Tino Ornato sulla linea, prendo il muro, grande Iuri. Daniele Lavia, su Kovacic, Robert, Pajek. E loro quando sono in difficoltà giocano con i centrali, non lo sappiamo mai cosa fare, che ci rubano proprio il tempo, il 5-4 per la Slovenia. Siamo sempre in ritardo, vedi in lettura, si sposta però, quanto tempo ci mette? Va in alto Ricci e poi cerca un angolo, ma la palla è già passata. Scegli subito, entra. Pajenke poi a quest'angolo stretto contro l'incorsa, sì. Un altro battitore. Tosto. Teniamolo bene ragazzi. Pajek sbaglia, meno male, il punto numero 5, siamo in parità. Ancora un tie break di quelli da sofferenza. C'è Fabio Ricci adesso al servizio. Le scelte vincenti? Guarda, te lo posso dire lì? Mi sarei giocato che Correggine ora al posto di Ricci. Ricci, serve lui, su Sebul. Palla per Stern, arriva il muro dell'Italia con il punto numero 6, adesso siamo avanti noi, il secondo muro per Alessandro Micheletto. Guarda che roba che è arrivata, guarda che muro. Entra dentro, sceglie la parallela e questa volta non con le mani ma con l'avambraccio va a chiudere la parallela su Stern. Che monster block, mamma mia. Che monster block. Pressione la dobbiamo mettere anche noi, lo stiamo facendo. Ancora Fabio Ricci. Pallone vola via. 6 pari, siamo a più 1. Abbiamo preso un muro mostruoso con Micheletto. Abbiamo Micheletto in prima linea. Non mi sbagliare battuta. Gioca quella palla su Sebul. Fallo muovere, ma non mi sbagliare battuta. Robret per voi. Eh sì, occhio a Gregor Robret. Palla molto avanzata, anche troppo. Micheletto, Giannelli. L'attacco di Alessandro Micheletto, grande diagonale, il 7-6, l'Italia di nuovo avanti in questo tie break. Questo sì, che è l'attacco dolomitico, che è stato dolorosissimo. Alessandro Micheletto questa supera la mano, ci crede, sviluppa un buon colpo d'attacco, la palla ha energia, se la va a tagliare grazie a Kozarmenik che scappa via.
Andiamo ora, Simone. C'è Simone Giannelli al servizio, il nostro capitano, capitano dell'Italia, il regista dell'Italia. 7-6 per i nostri azzurri. Una palla corta. Bene, bene. Mernic, Robert. È il primo tempo che va con Cosa Mernic. Sui centrali, l'abbiamo detto, è tosta. 7 pari. Sì, però ci mettiamo troppo tempo a leggere, a salire con quelle mani. È tanto in ritardo, Cosa Mernic, anche perché poi ha ricevuto e quindi aveva anche poca rincorsa. Non riusciamo a chiudere bene quegli angoli sfruttati al meglio. C'è Tino Arnaut. Tira forte su Balaso. Simone Giannelli deve aggiustare questo pallone per Alessandro Micheletto. La palla è scesa. 8-7 per l'Italia. Si va al cambio di campo con l'Italia avanti. Dai, senti Alessandro che chiama i suoi compagni. Cambio di campo, l'Italia avanti. Rincorsa e poi astuzia. Con questo pallonetto spinto che spariglia tutti per pochi centimetri. Non ce la fanno ad arrivare in due giocatori su quel pallone. Questa è la faccia che serve. Ma prima di questa faccia che cosa è arrivata? La sagacia, l'astuzia, la tecnica per andare ad arpinare quel pallone, a spingerlo giù. Si va al cambio di campo, l'Italia avanti 8-7, partita combattuta, partita della sofferenza. L'Italia è il primo, diciamo, match di quelli veramente tosti da anche da gestire, per trovarsi in situazioni diverse, quelle che probabilmente non ha trovato, comunque ha saputo gestire durante un percorso. È un'Italia giovane, è un'Italia che è stata tanto spavalda, lo deve essere fino in fondo, perché questa è la grande occasione. Assolutamente, ma non pensiamo all'occasione, pensiamo a un pallone alla volta. Sì, un sì, pallone alla volta. Giochiamo ora questa Alessandro palla. Micheletto, si riparte da lui. È nostra. Con il punto che mette giù Daniele Lavia, doppio vantaggio per l'Italia, doppio vantaggio per l'Italia. Da dove arriva Lavia? Dall'attacco dei 9 metri. Da dove arriva Daniele? Grazie a questa palla che arriva, viene giocata in maniera forte, determinata, spingendola giù sulla, non sulla faccia ma sul petto di Cosa Mernic. Non pensiamo al risultato, ragazzi, pensiamo un pallone alla volta. Giuliani, Giuliani non vuole farci sentire, anche perché poi tanto alla fine non è che andiamo poi a dare dell'indicazione. L'Italia avanti ai ragazzi in questo tie break 9-7. Micheletto di nuovo al servizio dopo il time out chiamato dalla Slovenia. 9-7, 4-7 tosti. Un pallone alla volta. Pallone alla volta. Punto. Alessandro Micheletto. Vai il suo mancino. L'ace da parte di Alessandro. L'ace di questo fantastico ragazzo. Il secondo ace personale per Alessandro Micheletto. Nei momenti che contano, i predestinati, i fuori classe. I fuori classe. I figli d'arte che hanno un'umiltà, che sanno di poter osare grazie alla loro tecnica, la dosano come avete visto. 10-7. Dove osano le aquile? Vedremo. Per dove osano? Un pallone alla volta. 10-7, un pallone alla volta. Sì, sì. Alessandro Micheletto. Ancora lui, arriva l'ace. Che devo dire? Dice lui, mamma, i suoi mia compagni sono tutti in campo. Il terzo ace personale. Ancora un punto per l'Italia. Ancora un punto per l'Italia. Tenete fermo Riccardo Micheletto dal divano di casa. Il papà di Alessandro dopo questa palla che spiazza tutti. Una palla meravigliosa che per dovere di cronaca ci porta sull'11-7. Ma resettiamo tutto. Una palla alla volta. Panchina. Mamma mia. Della Slovenia. L'Italia è avanti di 4 punti in questo tie break. Una partita pazzesca, una partita pazzesca, adrenalina pura, la nostra Italia. Adriano De Giorgi stava ovviamente parlando con i ragazzi, dicendogli di stare molto attenti ai pallonetti che non devono cadere. Attenzione massima per tutti ora, perché dobbiamo difendere questo pallone, perché la Slovenia è in ginocchio e noi dobbiamo continuare con questa pressione al di là dei regali di questo ragazzo. Ora seguiamolo. Alessandro Micheletto rientra in campo, ancora lui.
Una palla tagliata, guarda di quanto esce quel pallone, era un altro ace, l'ottavo punto per la Slovenia, però ragazzi miei, solo applausi, tenete duro fino in fondo. Tenete un pallone alla volta. Flick. Block. Attenzione, ora c'è Schett, è stato cambiato per cercare ovviamente di risolvere il problema, ha messo una palla alla sinistra di Lavia chiudendo un set, ora teniamo quel pallone a costo di buttarci da qualsiasi parte anticipando le traiettorie, ma attenzione, non subiamole. Attenzione a Schett, attenzione a Schett, mamma mia. Daniele Lavia, Balaso lo serve, Daniele Lavia, una palla da... è toccata, la tocca, grande Daniele, il dodicesimo punto per l'Italia, un'Italia immensa, meravigliosa, immensa ci crede, immensa, ma soprattutto immensa. Avete visto la comprensione di Lavia, questa volta è andato a tenere un pallone, poi prende tutta la rincorsa e quando ce la stende il braccio sulle mani del muro, lo smerigliatore che andrà a Trento, ora è andato a punto. Anzani, non mi sbagliare la battuta, Simone Anzani, per cortesia, Simone Anzani. Attenzione al nostro centrale, 12-8. Vediamo la risposta con Robert, il primo tempo che manda dentro rischiando tanto, rischiando tanto. Va bene, non è un problema, non ci nervosiamo, no, ora. Calmi. Pensiamo a cambiare palla perché sta arrivando a un giocatore tostissimo dei 9 metri e quindi non dobbiamo subire. Teniamo il cambio palla perché è importante avere questo tipo di abbrivio per arrivare. Attenzione perché c'è Stern. Pallone alla volta. Lui è uscito la distanza. Un pallone alla volta. Pallone alla volta. Un pallone alla volta. E ora è la volta. 13-9. Lo sai di chi? Vantaggio. Lo sai di chi? Guarda Yuri. Un po', c'è Yuri. Dai. Yuri di tutto l'anno con questo grande ragazzo che giocherà a Milano. È una grande Italia. È una grande Italia. Io lo manderei a Ravenna a giocare il titolare. Anch'io. Vai. Yuri Romano, grande servizio, in difficoltà. Robert in, alza questo bagger molto lontano. Se Bullo attacca, lo difendiamo con Romano verso Daniele Lavia. La difesa di Tino Ornaut. Robert, l'attacco da parte vai, di... Vai! Da parte di Stern non passa. Simone Giannelli, il primo tempo. Sì! Il primo tempo di Fabio Ricci. E sono 5 match point per l'Italia. 5 match point per l'Italia. 5 match point. Spariglia tutti, Simone Giannelli. Attacco spinoso di Ricci. Meraviglia delle meraviglie. Difesa di Micheletto. Incredibile Italia. Aiuto. Ha giocato come volevamo noi, come ci ha abituato. Aiuto. Aiuto. Spensierata, spavalda, sorridente, sfrontata, sbarazzina, come dice De Giorgi. La bella Italia. Sì. Yuri Romano. Dai, Yuri ragazzi. Romano ancora. Si ferma qui. Decimo punto per la Slovenia. Ci sono 4 match point per l'Italia. È giusto provarci per Yuri Romano, tranquilli. Fa bene. Abbiamo bene Clemens Ebull, ora concentriamoci su un pallone alla volta. Cambia il muro per cercare di alzare, togliendo Ropret e Stanek, Sasu, pennellone. Sì. Attenzione, ora teniamo in rice, non subiamo. No, c'è Ebull. 14-10, 4 match point per l'Italia. Tira forte su Balaso, Simone Giannelli, viene data un'invasione, viene data un'invasione all'Italia, lo deve chiamare Balaso, aveva fatto un miracolo Balaso, Balaso è andato a trovare una un palla inaccosciata, impossibile Balaso. Ora attenzione, impossibile. Subito con Susana Maria Rodriguez, tra l'altro è la sua ultima partita, bravissimo, e quindi la saluta con... Tranquillo Simone, c'è il challenge, calmi, adesso lo leggiamo. Calmi, vediamo cosa succede. Abbiamo l'adrenalina mille, Maurizio, ma Simone secondo me è andato su, è un colpo legale. Sì, vediamo un po'. Vediamo un po'. Ma assolutamente sì, ragazzi, questo è legalissimo. Ferdinando De Giorgi finalmente traspare. Chiama time out perché ha finito il check. Cosa è successo? Niente, se è così il punto è stato dalla Slovenia. Sì. Voglio dire, se chiami in cieca. Andiamo da Fefe. Ma ragazzi, precisi e senza fretta. Se c'è la possibilità. Precisi, senza fretta. L'ammiraglio che deve attraversare la partita con la sua nave.
Edian Giannelli che dice senza fretta, esattamente il mantra che vi stiamo cercando di comunicare. Ora non sbagliamo, fatto molto bravo Sebul. Ora aspettiamo una quest'ultima palla, non una palla 14-11, c'è ancora Sebul al servizio. È finisce fuori! Così l'Italia è campione d'Europa dal 2005, non capitava. La bella Italia è campione d'Europa, sì, sì, ce l'hanno fatta in campo. Loro stanno piangendo, sono abbracciati, è un cambio nuovo, una destinazione nuova, il una ciclo, squadra nuova, il ciclo è cambiato, campioni d'Europa, campioni d'Europa nell'anno più bello, prima le ragazze non terribili, è mai successo, mai, Maurizio, mai accaduto, mai, l'Italia è campione d'Europa, fantastici ragazzi, la bella Italia, l'umiltà, la voglia, il sacrificio, l'attaccamento alla maglia, e l'Italia se lo merita, da qui ripartiamo, è tornata l'Italia, è tornata l'Italia di Ferdinando De Giorgi, è arrivato l'ammiraglio giusto che ha trovato e ha messo il timone nelle mani del nuovo capitano Simone Giannelli, che in maniera umile si è messo a servizio della squadra, e la squadra tutta insieme e ha visto una partita meravigliosa, con i capovolgimenti di fronte, con l'ingresso di Yuri Romanò, grande la scelta da parte diciamolo, di hanno giocato tutti al diciamolo, meglio diciamolo, grande Ferdinando 14, anche con l'ingresso di Ricci, bravo 14 Fefè. Titolari la dimostrazione, tutti al servizio di tutti, uno per tutti, tutti per uno, così è questa Italia, non va a finali, entra Romanò, non va il centrale, non va Galassi, entra Fabio Ricci, e l'Italia va, l'Italia di Fifa De Giorgio, il nuovo percorso, riparte tutto, questa è l'Italia che parte dall'Europeo, è qualificata per il Mondiale, ci sarà il Mondiale, poi ci saranno i Giochi Olimpici, tra 3 anni, questa è l'Italia ragazzi, godetevela tutta e noi ce la godiamo e non ho più voce. All together we can spike non è un mantra, è il modo per cercare di far percepire che tutti insieme possiamo contribuire a questo successo, un successo di una pallavolo che deve dimostrare che essendo per famiglie ha i numeri, l'opportunità di ripartire con calma. Facciamo ripartire tutti i settori giovanili, giochiamo tutti insieme. Questi sono gli applausi dell'Italia, che meraviglia ragazzi, la linea al nostro studio, discutete, divertitevi anche voi per quello che ha fatto la nostra Italia, poi torniamo per la premiazione, dai azzurri, dai bella Italia, super spike it questa volta, le lacrime di Anzani, di Giannelli, sulle mani per Anzani e Giannelli, siete belli ragazzi, siete belli! Studio! Spike it!